alcune ipotesi al riguardo che io presento. Parlerò un'ora, poi ci sarà più o meno, poi ci sarà la discussione. Queste ipotesi che io vi ho offerto possono diventare luogo di incontro, di scontro, di obiezioni, di conferme. Sono tutte quelle cose che fanno gli esseri umani quando pensano. Pensare a volte significa dialogare, a volte significa polemizzare, a volte significa concordare. Pesare, pensare viene da pesare in italiano. E quindi è sempre un giudicare, non si può pensare senza giudicare. Pensare, soppesare, cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? E quando diciamo cosa sta dicendo stiamo pensando, stiamo cercando di capire cosa la persona sta dicendo, soppesiamo e giudichiamo. Tant'è che nel Vangelo ci sono due cose, due parole, due frasi di Gesù che sono in contraddizione l'una con l'altra. La prima, che termina il discorso della montagna quando dice non giudicate, per non essere giudicati, e la seconda nel Vangelo di Luca, che dice invece perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? E allora non lo sa se deve giudicare o non deve giudicare, e in realtà bisogna fare tra delle cose. Non giudicare nel senso moralistico e giudicare invece nel senso, direi epistemologico, nel senso, perché se no non si può pensare, e secondo me, magari già qui qualcuno di voi non è d'accordo, ma se non si pensa non si vive in modo umano. Infatti il senso della mia relazione è ovviamente parlando della Trinità sono tre momenti, è una scansione trinitaria. Il primo, la vita. Tenterò di dire alcune cose sull'esperienza vitale che è mia e che penso sia anche di qualcuno di voi, forse tutti di voi, la vita. Il secondo, il pensiero, nella fattispecie il pensiero teologico, e il terzo, la vita più pensiero. Sono questi tre momenti. Cioè la vita fecondata dal pensiero e il pensiero fecondato, dialetticizzato, contraddetto, arricchito dalla vita. Perché io credo al valore del pensiero nella misura in cui il pensiero è aperto alla vita. Io credo che in altri termini, se dovessi usare una immagine mediante cui il mio lavoro procede e verso cui il mio lavoro tende, è quello di sistema aperto. Io credo al valore del pensiero di costruzione di un sistema, sarà perché ho studiato tanto Hegel, ma se ho studiato tanto Hegel è anche perché, come dire, ero attratto da quel tipo di approccio, di intenzione. E quindi credo a una vita che sia che generi pensiero e il pensiero che generi sistema. Sistema proprio nel senso di stare con. Sistema genera qui su istri, stare con. Poi vedrete, dirò che la logica sistemica è la logica che mediante cui tutto si muove ed è anche la logica trinitaria. C'è un senso parlare di trinità perché si intravede nel divino stesso, cioè nella fonte stessa dell'essere, così come la mente umana riesce a individuarlo, immaginarlo, intuirlo, sperimentarlo, si intravede quella medesima logica che è all'origine di tutto, di questo giardino, del nostro organismo, del ciclo dell'acqua, la logica sistemica. Quindi, i tre momenti saranno, l'ho già detto, lo ripeto, primo, la vita. Secondo, il pensiero, cioè la teologia in quanto luce della vita, in quanto pensiero luminoso della vita. C'è un senso il pensiero teologico di essere pensiero della vita, ma pensiero luminoso della vita. Io ricordo sempre una frase che mi colpì e che fu per me una specie di stella che si accese nella mia mente di giovane studente di teologia. Facevo la prima teologia, 19-20 anni, e leggevo l'epistola ai Romani di Karl Barth, Römerbrief, prima edizione 1919, seconda edizione 1921. Io leggevo la seconda edizione, che è quella che rese
Barth famoso, che fu all'inizio del rinnovamento della teologia protestante prima e poi della teologia cattolica. Senza quel libro non ci sarebbe stato il Vaticano II, tanto per intenderci. In quel libro Barth scrive: il pensiero quando è vero è pensiero della vita, e in ciò e perciò è pensiero di Dio. Quindi vuol dire che il pensiero si deve riferire alla vita, e il pensiero teologico, il pensiero di Dio, il pensiero in Dio, il pensiero con Dio, il pensiero che vuole diventare ripieno di una presenza che uno pensa di a cui cospetto uno si pone, perché questo è il pensiero teologico, farsi riempire da una presenza che è altro ma che è anche me, che è altro ma che è anche me, entrare in questa dimensione strana, a volte anche stravagante. Ecco, questo pensiero teologico è vero nella misura in cui attinge la vita e torna alla vita. E quindi questo sarà il secondo momento: la teologia è quanto luce della vita. Luce perché? Ma perché il rapporto con la sorgente luminosa del divino è tale, secondo me, questo dovrebbe essere tale, secondo me, da introdurre calore, speranza, passione, appunto luce nel pensiero e nell'esperienza della vita, che di per sé è sempre contraddittoria. E poi il terzo momento sarà il vita più pensiero, il ritorno alla vita, con alcune implicazioni del pensiero della Trinità, implicazioni esistenziali, politiche, che io credo che anche dal pensiero trinitario sorge una certa politica, e a livello di dialogo interreligioso. Quindi questa è la mappa del mio percorso. È chiaro? Ecco, se mentre io parlo c'è qualcosa di non chiaro, non esitate neanche un secondo a interrompermi in qualunque momento e dire: non ho capito, in che senso, cosa significa, in qualunque momento. Se invece sorge in voi un altro tipo di domanda, cioè una domanda che vuole contraddire quello che dico, che non è d'accordo o che intende arricchire quello che io dico, quindi non domande esplicative ma domande avversative o di approfondimento, queste secondo me non fatele. Le facciamo dopo. Quindi disciplinate voi stessi, dicendo: cosa posso chiedere? Questo non ho capito cosa significa sinderesi. Dice sinderesi, cosa vuol dire? Scusi, cosa significa? Tanto non lo dico, evitiamo di perdere tempo. Esperienza, prima parte, la vita. Io qui ho scritto tutto. Adesso non so se leggere o parlare così, faccio un po' le cose, poi un po' darò un'occhiata a chi parlo così. Anche andrebbe così qua, di darsi la... Certo, che poi... Sì, certo. Tutto quello che ho pensato per questa cosa. Comunque, il punto è che a volte, per me, e penso anche per qualcun altro, la vita è il vuoto. Vuoto non nel senso buddista del termine, ma nel senso occidentale del termine. Vuoto, vuoto. Cioè non c'è niente, se non forse un gorgo, non tanto benevolo, che ti trascina giù, ti porta giù. E non hai niente con cui attaccarti, e niente a sapore, e niente a colore. E si vede tutto grigio, per non dire nero. E non esiste niente che scalda, c'è questa esperienza negativa del nihil, il nihilismo, che è l'ospite inquietante, no? Dice Nietzsche, che bussa alle nostre porte, ormai bussa, abbiamo aperto, è dentro di noi, accompagna i nostri giovani quando escono la sera. Ma è un'esperienza che facciamo tutti, che l'umanità ha sempre fatto. Questa della vita come assurdo, come non senso, come
deserto, ma senza, quella, senza nessuna implicazione positiva che il termine deserto ha nella, nella dimensione religiosa, giornata di deserto, e uno si dice di incantare e dice che bello del silenzio, ma no, qui c'è il silenzio, c'è l'isolamento, non c'è la solitudine, c'è l'isolamento. A volte la vita è questa cosa qua. Non so se voi avete mai provato un momento del genere. Momenti nei quali anche la musica più bella che ami e che ti trasporta e non ti dice niente, non hai voglia di ascoltarla. Momenti nei quali anche gli autori preferiti non hai voglia di leggerli, non c'è, c'è il vuoto, c'è il gonfo, la cosa che ti risucchia. E si è ricondotti all'assurdo. A volte è il contrario. L'esatto opposto, a volte la vita è di una pienezza incredibile. Tutto parla, tutto ha un senso, tutto è bello, tutto fiorisce. E uno guarda un solo filo d'erba e di fronte a questo filo d'erba vede il mondo intero e la vita è piena di poesia. E non solo gli autori preferiti, gli scrittori e come si dice, e i poeti e i musicisti risuonano dentro di noi, ma persino il rumore del traffico. Persino il rumore del traffico, persino il canto stonato che si sente nelle vie, così, dei bambini che vanno, cioè, ammesso che ancora ci siano bambini che fanno rumore per le strade. Persino tutto questo che di per sé nell'esperienza normale appare negativo, assume un valore positivo. Perché la vita è da gorgo diventa spirale, che sale. Il procedere della vita è sempre così. Cioè sempre questa, però a volte scende e a volte sale. Non è mai lineare il cammino dell'essere e dell'esistere. Però a volte scende e lo chiami gorgo, a volte invece sale e lo chiami spirale. Il DNA ha questa forma qui. Le prime forme di vita hanno questa forma qui. Come si chiamano? Gli ammoniti. Le galassie hanno questa forma qui. L'essere si arricchisce, si organizza, si struttura da caotico che era, diventa essere e consiste salendo, ma a volte discende, a volte sale, a volte discende. E noi siamo nel mezzo, sperimentiamo gorgo e spirale. A volte questo, a volte quest'altro, due sentimenti, due stati d'animo, due modi di stare al mondo, entrambi veri, entrambi sperimentabili e penso entrambi sperimentati, penso, poi vedrete voi se li avete sperimentati, se siete di quelli fortunati che sono solamente nella zona superiore, che poi è veramente una fortuna, e poi è veramente una fortuna, i voci sono forse la cosa migliore che possa essere, ma cosa può essere se sono i va bene, la differenza da cosa è data? Cosa consente il passaggio? Cosa consente la salita? Cosa causa la discesa? La mia risposta al riguardo è semplice ed è quella parola che già Padre Luciano ha ricordato, è la parola su cui Panikkar ha costruito gran parte del suo pensiero, è la parola che è probabilmente il cuore del cristianesimo, cuore della comprensione del cristianesimo, è la parola alla quale anch'io sento di dover di dirigere il mio pensiero, questa parola è relazione. Relazione. Io ricordo il giorno nel quale ogni tanto capita, no, di avere dei giorni diversi dagli altri. E ricordo il giorno pomeriggio nel quale, avendo a che fare con il Faust, con il, capite perché ho detto Faust, ho detto il lapsus, con l'incipit del Vangelo di Giovanni, Giovanni 1.1, il greco è enarche en monogos, io tentai di fare quell'operazione che Faust fa all'inizio dell'opera omonima e ovviamente introduce il suo protagonista dello studio e alle prese con l'inizio del Vangelo di Giovanni e tenta di tradurre in tedesco, nel suo tedesco, tenta di tradurre il greco originario e di
dice logos, logos lo traduco vort, parola, come tradizione, perché logos, verbum, latino, quindi parola. Si rende conto che parola non può essere la parola, il termine che veicola das Prinzip, il principio, l'arche, che non è, come uso ripetere spesso, il semplice inizio, ma è il principio costitutivo delle cose, la grammatica, la sintassi dell'essere, il respiro dell'essere. Esiste una logica che muove l'essere? Se dico in principio, ecco, se io intendo nominare niente poco di meno che la legge costitutiva dell'essere. Se il mondo fosse uno Stato, intendo nominare la Costituzione, il principio costitutivo, la legge costituzionale della vita, ciò che garantisce, ciò che rende possibile, ciò che favorisce il passaggio dal logos, da caos al cosmo, sia a livello cosmologico sia a livello antropologico, ciò che consente che una persona caotica, dispersa, abbandonata a se stessa, confusa, incapace di avere una personalità, di esercitare la sindesi, che è la coscienza, che è la coscienza, sinesis, coscienza, principio in base al quale puoi capire chi sei e distinguere il bene dal male, il giudizio nel senso positivo del termine. Ecco, cosa consente questo passaggio? Com'è possibile che noi prendiamo un bambino che tabula rasa che, e poi diventa un uomo formato, cosciente, consapevole? Qual è la legge? Esiste la legge? È la medesima che fa fiorire i fiori? È la medesima che fa crescere gli alberi? Alla base dell'idea di creazione la risposta è sì, sì, è la medesima. È la medesima legge che esiste. E come chiamarla questa legge? Questo è il principio, come lo chiamo? Parola? No, non basta, non è parola. Parola è, a parte che poi in ebraico, dabar, parola, rimanda a, prima ancora che parola, nel senso ha una potenza, ha un'energia, ha una forza, ha una dynamis. Quindi Goethe scarta la parola, poi va avanti e arriva Sinn, che vuol dire intelletto, è dalla parola compresa, la sorgente della parola, no? Sinn, intelletto. Ma scarta anche questo, perché è troppo intellettualistico. E poi arriva Kraft, quando ero bambino c'era la reclama, Kraft, cosa vuoi dal mondo? Non so se vi ricordate la città, le sottilette, queste cose. Vuol dire forza, e dice già qui mi sto avvicinando, e poi giunge a dire in principio era l'azione, tat in tedesco, im Anfang war die Tat, in principio era l'azione. Ecco, io ricordo il giorno nel quale, meditando su Prima Giovanni, su Goethe che ne fa l'esegesi, e poi convocando anche altre persone nella mia mente che arrivavano anche non convocate, perché è così quando si pensa, no? Arrivano le cose e dico, io dico me stesso, in principio era la relazione, non è una semplice azione che può essere tale da costituire il cosmo a livello mondo e anche a livello antropologico, io come piccolo cosmo, cioè io come persona capace di far fiorire la vita, ma è un'azione capace di creare sistema. Perché che cos'è? Cosa dico quando dico relazione? Dico un'azione capace di creare sistema. Ed è per questo che più noi siamo in relazione, più noi siamo con quella dinamica che sale, quella dinamica dell'esperienza che ci fa vivere all'insegna della spirale. Siamo contenti e sorridiamo, e la vita è piena, e la vita è giusta, e assume un sapore, e è bello vivere, è bello esserci, e tutto sorride. E ci sono persone che hanno la fortuna di vivere così, quasi sempre. Sono le persone più fortunate,
Poi uno dice, è per grazia naturale, sono nati così? Oppure hanno lavorato, lo sono diventate? No, è uno e l'altro, chi lo sa qual è il mistero? Ma ci sono persone che anche naturalmente sono così. Sono sempre in relazione, forse perché hanno uno spazio vuoto dentro, hanno meno per l'ego, forse chi lo sa, tipo io adesso non dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare di trinità. Quindi, però questo è il punto, la qualità della vita, la densità della vita, il valore della vita dipende dal valore, dalla densità, dalla qualità delle relazioni vitali. Secondo punto, tutto questo significa affermare che l'amore è la forza più potente che c'è. Perché quando dico amore non faccio nient'altro che nominare la relazione assoluta. Solo uno sguardo che si ferma alla superficie può pensare che l'odio sia più forte dell'amore, purtroppo è quello che si pensa normalmente. Perché il bene non vende, il male sì, nel nostro mondo? Il bene non vende. Io questo l'ho imparato quando lavoravo in Mondadori, dove ho fatto 7 anni di comitato editoriale del Mondadori, è stato un osservatorio utilissimo per la mia vita, perché ogni mese partecipare a questi comitati editoriali dove si decide quali libri si pubblicano, quali autori si promuovono oppure no, significa avere nella principale casa editrice italiana, significa avere un osservatorio di come è fatta la psiche, il sentimento, dell'essere umano. Io ricordo che avevo proposto una volta, dopo il libro nero sul comunismo, avevo proposto una specie di libro bianco, non sul comunismo, perché non è il mio genere, ma due altre cose, adesso è inutile entrare negli esempi in maniera specifica, e la risposta del direttore editoriale fu la seguente: Vito, non hai ancora capito che il bene non vende? Se fai i libri neri, i libri con la goccia di sangue, così questi vendono, se fai i libri bianchi, questi non vendono. Perché? Perché la cronaca nera funziona e quella bianca non l'hanno ancora inventata e quelle volte che hanno inventato hanno tentato di fare i giornali, dice solo buone notizie, dopo un mese hanno chiuso e non compra nessuno. Perché la gente, il termine è terribile, ma insomma è così, normalmente si pensa che l'odio sia più forte dell'amore, più forte, più performativo. In realtà solo l'amore è capace di costruire, di resistere, di dare energia positiva, di infondere vita, di creare sistema. Scusate. Andiamo, benvenuto Marcello. Grazie. Se scusate. Introdotto la mia relazione dicendo che essendo trinitaria ha 3 momenti. Il primo momento concerne l'esperienza, la vita, il secondo momento il pensiero, il terzo momento pensiero più vita. Sono nel primo momento e in questo primo momento ho sottolineato il valore decisivo della relazione perché la vita possa fiorire. E ho detto che ciascuno di noi ha vissuto momenti di grande isolamento, di tristezza, di non vita, di vuoto, vuoto più vuoto, di volontà di nulla, di non fare niente, niente a sapore, e ho detto viceversa che ciascuno di noi ha vissuto, immagino, momenti contrari rispetto a questo, no? Di pienezza di vita, dove tutto ha senso, dove tutto è bello, persino quelle cose che per sé non sono belle, risuonano positivamente. E ho detto che la differenza tra i due momenti è la relazione, più c'è relazione, più la vita fiorisce. E sto continuando dicendo che per questo si pensa, in questa prospettiva di pensiero, che l'amore sia la forza più potente che c'è. È solamente un pensiero, superficiale, che purtroppo il pensiero di più ritiene che l'odio, la cattiveria, il male sia più forte del bene, dell'amore, dell'energia positiva. È vero che anche l'odio ha la sua forza. E può essere fonte di energia. Avere qualcuno da odiare può essere fonte di energia. Perché in un certo senso è sempre una forma di relazione, per quanto sia negativo.
E una volta uno psicanalista disse: non togliete alle persone il diritto di odiare, voi cristiani che volete sempre con questa legge dell'amore, amore per tutti, amore per tutti. Non va bene così. Ci vuole anche uno spazio dell'odio. Io non lo so se ha ragione o non ha ragione. Mi limito a dire che quello che ho constato è che anche l'odio può avere una sua forza. Sono persone che si nutrono dell'odio, che sono fermigne, vanno forte, consistenti. Però questa forza dell'odio è una forza seconda. Seconda. Non è primaria. Può solo costruire, può solo abbattere. Può solo distruggere. Per esistere ha bisogno di qualcosa contro cui adesso non ripeto più la parola. Buongiorno. Ha bisogno di una barriera contro cui dirigersi. Questa barriera la aumenta. Se voi sentite ricevete un insulto, ricevete una forma di aggressione e a vostra volta voi vi ergete, fate capire a questo insulto, a questa aggressione, rispondete, rimandate, costruite una specie di muro, e la forza negativa che è arrivata verso voi trova la possibilità di trova un muro e ritorna accresciuta. Se invece voi lasciate andare, questa forza va e non torna più e di per sé si sgonfia. Quindi l'odio c'è, agisce, a volte vince anche, a volte vince. Però, appunto, torno a dire, essendo secondo, parassitario, non può creare niente, può solo distruggere quello che c'è. L'amore invece è primario, creativo, sorgivo, non ha bisogno di nulla per esserci, nasce da sé spontaneamente e crea lavoro. Lavoro. E quando dico lavoro, intendo rimandare a una delle leggi fondamentali mediante cui noi dobbiamo pensare il mondo, perché tutto quello che noi vediamo lavora. C'è ancora gente che ritiene che questa sia materia inerte. Cos'è questa materia inerte? Inerte è un aggettivo formato dalla preposizione in, nel senso privativo, come quando diciamo invisibile, e dal sostantivo as artis, nel senso di lavoro in questo caso, come arte, artigianato, artigiano, qualcuno che produce. Arte, anche tecne in greco, anzitutto è fare delle cose. E quindi inerte vuol dire materia che non lavora. Oggi noi sappiamo, nella tariffa naturalmente io non sono un fisico, ma sappiamo che tutto ciò che esiste, esiste perché lavora, perché questa materia non è nient'altro che energia solidificata, e questa cosa è nulla, e consiste nel tocco, ma in realtà è fatta di atomi e di molecole, e quegli atomi le quali sono vuoti, perché l'atomo noi sappiamo essere un grandissimo spazio vuoto, che è duro e consiste per la velocità mediante la quale ruotano i cosiddetti elettroni attorno al cosiddetto nucleo, e allora c'è consistenza. Ma dicono, ma sono cose che leggiamo sui libri di fisica del liceo, ma dicono che se noi dovessimo pensare l'atomo pensando che il nucleo è questa cosa qui, anzi di per sé 10 centimetri, dicono, pensate al nucleo 10 centimetri, voi trovate il confine dell'atomo, cioè la zona dove girano gli elettroni e formano, da qui a 10 km. Desio 10 km, da qui a Milano, no? Io non sono 10 km da qui a Milano. Ecco, pensate, uno spazio vuoto da qui, un po' di più, va bene, la periferia di Milano, via Farini, magari saranno 10 km. Ma che vuoto, non c'è niente. Noi non possiamo neanche pensare al vuoto. Non c'è niente. C'è una cosina di 10 cm, poi c'è niente per 10 km, poi ci sono delle cose di puntini, che se questi 10 cm saranno un millimetro di elettroni, talmente sono. Questo è l'atomo. Vuoto. E però questa cosa consiste perché lavora ed è duro. E se voi andate e dite sarà anche vuoto il muro, ma se io vado a sbattere contro la testa, la mia testa contro il muro non è vuoto. E quando mangio un frutto, quando mangio una qualunque cosa, un bel piatto di maccheroni, non è vuoto, è
pieno, consistente, quando tocco un corpo e accarezzo un corpo e compenetro un corpo, non è vuoto, c'è. E perché c'è? Perché lavora, tutto lavora. Quindi non esiste la materia inerte, perché? Perché tutto che non sia un sistema. Non rispondete, ma è logico, perché nessuno penso possa rispondere. Forse l'unica cosa che possiamo dire, l'unica risposta plausibile è dire l'elettrone. Le particelle fondamentali, elettroni, poi chi sono le altre particelle fondamentali? Fermioni, tutte cose. Però anche lì non è che c'è il mattoncino che tocchi, perché lì c'è il dualismo da particella e quindi non hai il mattoncino fondamentale. C'è una cosa che a volte è mattoncino, a volte non, a seconda di come scusate, la scolarità, a seconda di come disponi l'esperimento. O Kusai, visto che siamo al cospetto di un grande. Come si dice? Sinologo no? Come si dice giapponologo? Nipponista, ecco, il grande nipponista, o Kusai, la grande onda. Forse l'essere è così, una grande onda che vibra e questa vibrazione produce enti, nella misura in cui la vibrazione è tale da produrre armonia. Poi naturalmente questa grande onda produce logos, logos, legei, enarcheno logos, legei, legei, logos viene da legei e legei innanzitutto vuol dire questo gesto che sto facendo, mettere in relazione, come senso di costruire così c'è scritto su Kittel, il gesto, l'azione che facevano le donne quando uscivano per raccogliere i rametti secchi per cuocere il pane o qualunque altra cosa dovesse essere cotta, prendi i rametti secchi e ne fai un fascino, questo mi affascina perché mi lega, è qualcosa che mi lega, il fascino di questa persona è tale che mi lega e io sono affascinato, sono preso, fascismo anche viene da qua. Quindi energia, energon, al lavoro, all'opera, in atto, questa è la legge dell'essere. Non c'è materia inerte, non c'è materia senza arte, non c'è materia senza lavoro, tutto lavora e più c'è relazione, torniamo al discorso che facciamo prima, più il lavoro è consistente. C'è una bellissima affermazione di Marco Aurelio, che io amo tanto. Del resto qui si può dire ormai poco, non si può dire io amo, basta, lo amo, Marco Aurelio, che dice così, Gegonamen pros synergeian, in greco, e perché lui scrive, così essendo l'imperatore romano, scriveva in greco, la sua opera si chiama, si intitola Ta es euton, le cose scritte per se stesso, poi noi le intendiamo come pensieri. Ecco, questa espressione che viene da pensieri 2, 1, 4, letteralmente si traduce siamo nati per la sinergia, siamo nati per essere in sinergia, synergia, non solo energia, energia, ma noi siamo fatti per essere sinergia, essere come, essere sistema, suscitare legami reciproci fino al vertice dell'amore o al vertice della giustizia. Che cos'è la giustizia se non una relazione equa? Ecco, tale logica sinergica dell'amore è così radicata in noi stessi, scrivo qua, che quando la possiamo vivere in pienezza, cioè nell'amore concreto e corrisposto, la vita fiorisce e sorride come un mare. Questa è. Questo ce lo insegna la fisica, quando dice che gli atomi diventano, le particelle diventano atomi, ce lo insegna la chimica quando dice che gli atomi diventano molecole, ce lo dice la biologia quando dice che le molecole diventano organelli che formano le cellule, poi i sistemi e poi gli organismi, ce lo insegna l'antropologia, ce lo insegna il diritto, ce lo insegna la psicologia, ce lo insegna la storia dell'arte, ce lo insegna.
Più c'è relazione armoniosa, più c'è consistenza, organizzazione, l'essere felice. Meno c'è relazione armoniosa, meno il processo è organizzato fino alla disgregazione. E noi di cosa abbiamo bisogno per crescere? Di essere in sistema, di essere in relazione, una relazione calorosa, calorosa, calore di mano. Parole calorose, carezze, contatto, tatto, abbraccio. Voi tutti conoscerete quella leggenda, frase retorica, magari qualcuno di voi la conoscerà, ma quella leggenda che si trova nella cronaca di Salimbene di Parma, a proposito di Federico II di Svevia. Federico di Salimbene di Parma aveva ricevuto, era un frate, grande ammiratore di Gioacchino da Fiore, e aveva ricevuto dai suoi superiori, insomma, il compito, mentre scriveva questa cronaca, di essere anche un po', come dire, corrosivo, insomma, un po' critico, negativo nei confronti di Federico II di Svevia, che invece era il ghibellino per definizione. E quindi non è detto che questa leggenda che viene riferita a Salimbene di Parma da Parma sia effettivamente veritiera, magari è stata inventata per dire quanto Federico II fosse crudele, cattivo e così via, perché quello doveva essere, in ogni caso. A noi non c'entra, non interessa la verità storica, ci interessa il succo di questa leggenda che io riporto, capirete subito perché. Questa leggenda dice che Federico II, interrogandosi a corte insieme ai suoi sapienti su quale fosse la lingua originaria dell'umanità, e avendo sentito gli arabi dire che era l'arabo, i greci dire che era il greco, i latini dire che era il latino, e gli ebrei dire che era l'ebraico, e altri ancora per dire che era la nostra, lui disse: bene, adesso farò io un esperimento. Prese 10 bambini, li tolse alle rispettive madri, li diede a 10 nutrici, dicendo: nutriteli, lavateli, ma non parlate minimamente con loro. Perché così, quando inizieranno a parlare, vedremo se la prima parola che diranno sarà greca, latina, araba, ebraica. Come finì? Muti. Muti. Morti. Dice la leggenda. Non sono muti, ma morti. Perché quando non puoi parlare, quando non so se anche qui ti è capitato di essere, a me è capitato di, ma adesso non entriamo, perdo troppo tempo, se no, ma quando non puoi parlare è anche una forma di morte, quando non hai nessuno con cui comunicare, soprattutto in certe situazioni, in certe età, eccetera. Quando invece trovi qualcuno con cui puoi comunicare, fiorisci. Quindi sì, cioè, muti è la cosa logica, ma così muti da avere questi bambini che, no, questo dice la realtà. I bambini abbandonati nella foresta che sono cresciuti, sanno episodi del genere, no? La Salimbene dice anche che quando costruirono il battistero di Parma, i frati a turno dovevano stare con un bastone perché i bambini non andassero ad urinare sul marmo, perché si trasforma e perde la sua bellezza. C'è anche una relazione negativa, la relazione tra l'urina e il banco è negativa. Va bene, questo era il primo momento per dire che tutti noi siamo costituiti dall'alto, siamo relazioni sussistenti, siamo sistemi, tutti noi siamo sistemi. Thich Nhat Hanh direbbe che il nostro io è costituito da tanti pezzi, tanti frammenti di non io. Tutto questo che ho tentato di esprimere è la visione sistemica dell'essere, quello che ho detto è Trinitas. Quando dico Trinitas intendo riferirmi a, prima ancora che alla Trinità, nel senso teologico del termine, a questa logica sistemica dell'essere. Adesso, seconda parte, la teologia è il quarto pensiero luminoso della vita. La parte trinitaria è proprio. Ora, qualunque cosa sia la Trinità, questa idea teologica è la designazione, in termini forse mitici, forse no,
qui non lo sapremo mai, qui ora non lo sapremo mai il divino in se stesso come cos'è, se è trinitas, se è monos. Premessa fondamentale, tutti voi avete sentito parlare, conoscete Karl Rahner, teologo gesuita, nato nel 1904, morto nel 1985 probabilmente. Io ricordo che ero in seminario quando morì ed entrò il professore di teologia morale dicendo: oggi è un grande giorno, dobbiamo festeggiare perché finalmente è morto quell'eretico di Karl Rahner. Era un professore particolarmente reazionario, si chiamava Citterio. È bene avere anche il professor Citterio, è stato apprezzato. Bene, Rahner pone una distinzione fondamentale quando parla del cosiddetto Grundaxion, quando parla della Trinità, tra Trinità economica e Trinità immanente. Allora, Trinità immanente lo capiamo da noi che cos'è, è la Trinità in se stessa, a prescindere, come è in se stessa, a prescindere da ogni relazione con il mondo. La Trinità economica, il termine dice economica, non ha niente a che fare di per sé con l'economia, è la Trinità che vuole costruire una casa, eco-oichia, è la Trinità che vuole costruire un abitare per sé e per gli altri, per sé e per il mondo, che vuole costruire la Trinità in relazione, Dio in relazione. Il Grundaxion rahneriano dice la Trinità economica è la Trinità immanente, la Trinità è viceversa. Cioè, guardando la Trinità economica, io guardo la Trinità come Dio in se stesso, cioè guardando l'azione della storia di Dio nella storia della salvezza, che si dà come Padre, come Figlio, come Spirito Santo, quindi Trinità economica, io guardo la Trinità immanente in se stessa e viceversa. Se potessi scorgere la Trinità immanente, vedrei la Trinità economica. Ora, io non lo so se questo se è tenibile o no, questo per la Grundaxion rahneriano. Mi piace moltissimo la distinzione. Ma e dico il Dio, e poi adesso specificherò il senso dell'articolo, il Dio nella misura in cui si rivolge verso il mondo si dà in modo sistemico, perché la logica che presiede il mondo, che è la logica della relazione, che è la logica del sistema, non può che essere anche la logica della relazione tra Dio e il mondo. Ma come sia il Dio in se stesso non lo so, anche perché dire il Dio in se stesso è una contraddizione in termini. Perché nella misura in cui dico Dio, il Dio, io già subito dico una relazione, perché Deus est vox relativa. Noi non dovremmo mai dire Dio, dovremmo dire il Dio, come, così come diciamo il re, così come diciamo il presidente, così come diciamo il padre, padre, il padre, padre di chi? Presidente, presidente di chi? Un conto essere presidente di un grande stato, un conto di una bocciofila della Brianza. Dire il re, re di che cosa? Cioè, può essere un re senza reame, senza regno? Se, no, non ci può essere. Il Dio è una voce relativa che dice signorina, signore, rimane una signoria. Allora l'assoluto in se stesso, senza il mondo, non è Dio, non è il Dio, perché manca il termine su cui il Dio esercita la signoria. Dire Dio vuol dire dire Signore, dice Newton e prima ancora diceva Giustino nell'Apologia. Non ricordo se la prima o la seconda, in questo momento che parlo. Ma a casa mi ricordo un post-it e direi, capirei bene. Comunque, già Giustino diceva questa cosa. Il Dio. Allora la Trinità, dire Trinità economica significa dire che il divino, cioè la sorgente dell'essere, cioè non solo la sorgente dell'essere, il Dio in quanto archè, ma il Dio anche in quanto ciò che sostiene l'essere. Il Dio è la sorgente, ma è anche ciò che sostiene l'essere, perché in Lui siamo, ci muoviamo ed esistiamo, sta scritto nel Nuovo Testamento, Atti 17:28. Non solo veniamo, ma
siamo ed esistiamo e respiriamo e viviamo e stiamo bene e fioriamo come esseri viventi nella misura in cui siamo in Dio. Che cosa vuol dire essere in Dio? Vuol dire essere nella logica che ho descritto prima, quando parlavo della vita, essere nella logica della relazione. E anche il telos verso cui noi camminiamo, non è solo archè, non è solo nomos, è anche telos, cioè il telos, la teleologia, il fine verso cui camminiamo, è sempre quello di incrementare questo nostro essere in sistema. Veniamo dall'amore, vogliamo amore adesso e vogliamo avere sempre più carezze, sempre più accudimento, sempre più... Tutto l'essere è una domanda di accudimento, di carezze, di sorrisi, di beatitudine, di agonia. Questa è tra le trinità economiche, il Dio più mondo. Io questo riesco a pensarlo. Dio in sé, la trinità immanente, io su questo non ho, com'è, come sarà Dio a prescindere dal mondo? Io devo dire, Dio a prescindere dal mondo è, il termine corretto qual è? Assoluto. Il termine corretto è assoluto, che significa absolutus, sciolto da ogni tipo di relazione. E come posso pensare un ente del tutto sciolto da ogni tipo di relazione, io che sono impastato di relazione, io, da queste parti si dice che la farò, no? Si dice così nel dialetto, quindi non ce la faccio. Vedo una cosa così nera da essere nera o così luminosa da essere così luminosa da essere tenebrosa, perché c'è tanta luce che non la vedo. Forse per quello i mistici dicono Dio abita dove non giunge la comprensione. Dice Gregorio di Nissa nella vita di Mosè. Forse per quello. Devo pensare sciolto dal mondo e cos'è? Il pensiero naufraga. A volte in modo dolce, come dice il poeta, no, magari dolce. A volte in modo non dolce, oscuro, aridità. E i mistici hanno uno e l'altro, cioè l'aridità, il vuoto. Il gorgo è una frase come gorgo, a volte invece è una frase come spirale, sali. Ed è bello capire che non pensi più niente, ti affidi, così, è una cosa non so, di beatitudine, invece a volte nel senso di angoscia. Ma in ogni caso non lo pensi nel senso che non lo capisci, nel senso che non lo carpisci. Capisci, capire, comprendere, prendere. Greifen, understand, stay under. Mettere sotto, c'è sempre dominio quando c'è comprensione. Mentre la trinità economica, quindi io mi fermo, non lo so se io non avrei il coraggio di mettere questo viceversa. Mentre sulla trinità economica io ci sono, nel senso che ne vedo la congruenza, vedo che ed è il cosmoterrorismo, da quello che capisco, da come capisco io panica. Cosmo terrorismo, appunto. Quindi, Trinità è l'idea teologica, la designazione della logica sistemica, come logica della vita, come logica della vita che fiorisce. La logica trinitaria è la logica sistemica applicata alla divinità, il respiro primo e ultimo dell'essere. Chi sostiene la Trinità, chi accetta di custodire, di avere dentro di sé questo pensiero così, lo ripeto, dicevo all'inizio, bizzarro, perché effettivamente è anche antintuitivo pensare il divino come trino, uno è trino, non è trino solamente, uno è trino, fosse solamente trino, noi saremmo a posto, tre dei, politeismo. Quindi siamo una specie alla metà tra i politeisti che hanno divinità, decine e decine di divinità, il monoteismo, ne abbiamo tre, ma questo è il triteismo, non è la trinità, è uno e trino. Chi accetta di avere a che fare, di condividere, di ospitare questa idea così scomoda, lo fa perché, secondo me, ritiene, vuole, sente, intuisce che la logica più operativa che c'è, la logica che vince il caos e che dal caos crea il cosmo, è la logica della relazione armoniosa. Perché
in riferimento alla divinità, cosa insegna la logica trinitaria? Insegna che non abbiamo a che fare con tre persone già formate che poi si relazionano. Hai il padre che già in sé, a prescindere dal tipo di figlio, tre persone, nel senso proprio di individui, tre individui. Tra l'altro il termine persona è un termine che svia, che ti porta a pensare in maniera politeista, triteista. In realtà il termine persona ha a che fare, non è individuo, ha a che fare con modo di essere, tre modi di essere, ha a che fare con persona, nel specie noto, è un termine latino che originariamente significa maschera. Sia in latino che anche in greco, prosopon, che vuol dire persona, originariamente significa maschera, e rimanda alla maschera teatrale, quella che ponevano gli attori. È lo stesso attore che prima faceva un uomo, cambia la maschera, la depone e personifica una donna. E cambia il suo modo di essere. Ecco, persona dovrebbe essere questo di tre modi di essere, dell'unica energia. Queste cose che sto dicendo non sono, come si dice, eresie, perché Tommaso d'Aquino, nella Summa Theologiae, passo molto noto, prima pars, questio 24, articolo 4, nel respondeo dicendo un ponte, dice: la persona divina significa la relazione come sussistenza. Cioè significa che perché ci sia persona, prima ci deve essere la relazione. La relazione sussistente, cioè una relazione così vera, così piena, così importante da sussistere, da non essere momentanea, una cosa momentanea, transitoria, ma di essere sussistente, qualcosa che c'è da sempre, ma prima c'è la relazione, prima c'è energia, prima c'è energon, prima c'è lavoro. Questo lavoro si traduce, come pensare il divino in se stesso? La fonte dell'energia, ma può essere la fonte dell'energia prima di energia? No, è l'energia. Energia spirituale, quindi dotata di coscienza? Probabilmente sì, se la coscienza arriva nel mondo. Quindi, e quindi esiste questa. Quindi esiste, non lo so se no? È così che va pensata, è così che io la penso. Ecco, questa energia sussistente lavora da sempre, e lavorando da sempre, con questa energia da sempre, crea un altro da sé, ed è il padre, crea il figlio. Da sempre, il padre non è mai senza il figlio, perché è ergon, è al lavoro, non c'è materia inerte neanche nel divino, il divino da sempre lavora. Ora, se io non avessi trovato corrispondenza che la logica dell'essere è esattamente questa, come ho continuato a parlare, come ho detto nel primo momento, la logica della vita, io di fronte a queste affermazioni trinitarie rimarrei, come si dice, basito, così come rimangono basiti gli ebrei, così come rimangono basiti i musulmani, che pensano che sia qualche cosa di blasfemo, di... Sapete cosa dicevamo sempre in Monte? Questo si trova nelle conversazioni notturne a Gerusalemme del Cardinal Martini, no? Verso la fine Martini lì riporta il pensiero di Maimonide a proposito della Trinità, che era un pensiero estremamente negativo. E Maimonide si dice così: quando, parlando agli ebrei, quando siete oggetto di persecuzioni e rischiate la vita per la vostra fede, e quindi dovete abiurare la vostra fede, primo abiurate, perché la vita vale più della fede, poi l'Eterno sa che e continuate poi a servire dentro di voi, martiri e martiri, cose del genere, da sacrificare ad altri, la vita è la cosa più preziosa che c'è, cioè non, tanto, non è quello, dice in maniera molto chiara, mi sembra. E seconda cosa dice: diventate musulmani, ma non cristiani. Meglio musulmani, molto meglio musulmani. Perché? Ma perché il divino viene preservato nella sua verità, che è il monoteismo, e non c'è questa
contaminazione politeista che è la Trinità. Ed è quello che pensano la gran parte degli ebrei e la gran parte dei musulmani, cioè tutti gli ebrei sono musulmani, non la gran parte. Ora, se il cristianesimo ha tenuto questa cosa, è perché si pensa che la logica dell'essere non è vera, è il lavoro, è la relazione. Per cui Maimonide perché diceva queste cose? Chi era il filosofo di riferimento di Maimonide? Aristotele. E Aristotele quando pensa all'essere come lo pensa? Secondo le categorie. Qual è la prima categoria mediante cui Aristotele pensa all'essere? Cioè la modalità privilegiata mediante cui tu ti relazioni al mondo per capire che cos'è? È la sostanza. Poi hai quantità, qualità e poi solamente in quarto momento hai relazione. Cioè prima hai la sostanza, una sostanza che ha una certa quantità, che ha una certa qualità, e poi questa sostanza quantitativa e qualitativa si relaziona. Quindi anzitutto tu pensi qualcosa di individuo, pensi il mondo come una serie di individui, di sostanze indivisibili. Monadi avrebbe detto secoli dopo Leibniz. Monadi, che poi creano sistemi, ma anzitutto monadi. Anzi, secondo Leibniz, così solitari ciascuno di noi che non è possibile neanche poi veramente creare il sistema perché siamo comunque sempre alla fine ciascuno chiuso dentro di sé. E non è neanche così sbagliato questo pensiero, c'è anche tanta verità perché non è facile creare il sistema, comunicarsi veramente. Con quante persone voi vi comunicate veramente? Siete voi stessi? O invece quanta recita c'è? Quanta recita c'è? Quanto personaggio c'è in ciascuno? E non riusciamo mai a comunicarci, a essere veramente, per cui alla fine forse c'è tanta verità anche in questo pensiero delle monadi. Ma comunque il divino in se stesso, secondo questa visione, dice che all'inizio della relazione, quindi quella che è la quarta categoria di Aristotele, ma posta come prima. Questo è il senso. Pensare a Dio trinitario, perché la sua sostanza iniziale, il rapporto con il mondo, è qualcosa di essenziale, il rapporto, qualcosa di essenziale. E ci può essere sostanza, ci può essere padre, ci può essere figlio, ci può essere padre e figlio, non sono termini relativi. Un padre è tale perché è un figlio. Se il padre, come dice il concetto di Cea, non è mai stato senza il figlio, vuol dire che da sempre è in relazione. E il figlio, se c'è da sempre, se non ha ragione Ario nel dire che ci fu un momento in cui il figlio non c'era, no? E dice no, dice, bisogna dire che il figlio c'è da sempre, ribadisce il concilio di Nicea, primo concilio ecumenico 325. Ma se ha ragione questa prospettiva, vuol dire che da sempre c'è l'essere divino che lavora. E quindi all'inizio la relazione, questo è Trinitas. In questo senso io vi scrivo, vi leggo adesso quello che ho scritto qua. Ho scritto, in questo senso il Dio è trinitario, perché per la sua sostanza iniziale, il rapporto con il mondo, mediato dal Logos e da cui procede lo Spirito, è essenziale. Il Dio, l'ho detto prima, è proprio un termine relativo, e non ci può essere il Dio senza il mondo. Da assoluto, cioè senza relazioni, il principio diviene il Dio, il Signore, la cui signoria presuppone un dominio su cui essere esercitata, presuppone il mondo. Trinitas è il principio in rapporto effettivo, il principio che effettivamente si rapporta. Ma un principio così serio, così totale da essere della stessa sostanza del Padre. Non è che Dio, rapportandosi al mondo, si rapporta in maniera parziale, fino a un certo punto. Lavoro, ma non mi voglio sporcare le mani. No, è un'uscita completa, è un rapporto che è consostanziale, della stessa sostanza del Padre. Come pensare questo rapporto di Dio con il mondo in modo tale da essere consistente, vero, creatore, generatore di
di storia, di natura, come pensarlo? Gesù lo pensava, secondo me, dicendo regno di Dio. E infatti io vado avanti e dico, io dico, Trinitas è il principio del rapporto effettivo, sostanziale, cioè della stessa sostanza del Padre con il mondo, è in altri termini il regno di Dio. Gesù di Nazareth non conosceva la Trinità. Lo state dicendo di me? Sicuro, era un ebreo. E pensava divino secondo le categorie ebraiche del monoteismo. E persino il Vangelo di Giovanni, che è il Vangelo più, come dire, cristologico, più teologico, dove dice io e il Padre siamo una cosa sola, quindi persino quel Vangelo dice il Padre è più grande di me. Cioè persino la costruzione più cristologica, più teologica che è stata fatta su Gesù di Nazareth, ponendo Dio, mio Signore, mio Dio, come dice Tommaso, no? Ponendolo quasi come Dio stesso, persino lì hai il ricordo di quella che era l'esperienza originaria di Esho ben Yosef, che pensavano perché mi chiami, che dicevano perché mi chiami buono, solo Dio è buono. E che diceva non la mia ma la tua volontà, ed era una volontà diversa, che diceva Padre nelle tue mani consiglio il mio spirito, che diceva, insomma, che aveva un rapporto asimmetrico con il Padre, che capiva di essere al cospetto di qualcosa di altro, quindi non si pensava minimamente come seconda persona della Trinità. Questa è una costruzione successiva. E hanno ragione, come dire, i protestanti, von Arnack e così via, a dire che è una costruzione successiva. Ma è illegittima questa costruzione? No, non è illegittima. Perché tutto il pensiero è costruzione, è continua costruzione. E perché? Perché porta a visione, a sapore, si capisce l'esperienza cristiana effettiva, che è quella della mistica, che è quella dei santi, e si capisce che io, che quando sei al cospetto di un grande uomo, di un grande santo, capisci che sei al cospetto del divino. Vedi la teosis, vedi la divinità, vedi la deificatio, vedi la vedi, lo percepisci. Vedi che Dio è presente in quella persona, in quell'uomo, in quella donna, nella luce dei suoi occhi, lo vedi, lo percepisci, lo senti. Però Gesù di Nazareth aveva intuito questa stessa logica e l'ha espressa mediante la categoria, la logica trinitaria l'aveva intuita, non ha parlato di Trinità, ha parlato di regno di Dio, Basileia tu Zeu. E che cos'è il regno di Dio? È Trinitas. Assioma mio, non di Rader, Trinitas et regno Dei, idem sunt. Dire Trinitas e dire regno di Dio è la medesima cosa, è la medesima logica che muove il rapporto di Dio in sé, Trinitas, e il rapporto di Dio con il mondo, che è cosmoteandrico, che è trinitario, che costruisce, è la stessa cosa. Sentite, io sono a pagina 4, sono 8 pagine, ed è lì l'ora che parlo. Penso di aver detto sul secondo punto l'essenziale e passo un po' le cose, tanto poi voi avrete queste cose. E saltando un po' di materiale che ho preparato, vengo alle tre conseguenze e poi proseguo. Il ritorno alla vita, fecondata dal pensiero. Va bene, la prima cosa è quella di tipo esplicazione di spiritualità trinitaria, vuol dire una spiritualità sistemica all'insieme del primato della relazione. Questo per me è il punto fermo della mia esistenza, è come amo dire punto fermo ma non immobile. Tutto quello che vive si muove, quindi è un punto fermo, ma è un movimento. E questo punto fermo è un movimento, è la logica sistemica, è la logica che costruisce sistemi, è la logica che costruisce relazioni. Io sono relazione, voi siete relazione, e più si incrementa e si approfondisce questo, più la vita fiorisce. E va bene, sono cose che ho già detto. Questa è la prima
tra l'altro, se voi prendete in mano Rocci, ho scritto qua, famoso dizionario, su cui molti di voi pensano che hanno fatto il ginnasio, che ci classico hanno studiato, se voi prendete in mano Rocci, almeno l'edizione che ho io, ma penso che sia ancora mantenuta nell'attuale, è andata la voce l'ego, da cui Homos, dall'idea di raccogliere, numerare, esporre con radice l'ego. Da qui si passò a quella di dire e parlare. La prima idea è raccogliere, esattamente l'azione che fanno le donne per accendere il fuoco. Le donne, gli uomini, dicevano le donne perché forse facevano loro. La seconda cosa riguarda la questione, politica, spiegazione politica. Io ne approfitto per dire una cosa che riporto anche in un mio libro dove tratto di queste cose, si intitola Dio sul destino, è dedicato anche a Don Gallo questo libro, in primo luogo a Don Gallo, Don Andrea Gallo, che è tutti noto che è stato Don Andrea Gallo, il quale mi raccontò una volta di essere stato a una conferenza al termine della quale un signore si alza e gli dice: che fortuna che ho Don Gallo di averlo davanti, lei è un prete, ha studiato bene queste cose, adesso finalmente mi spiegherà la Trinità, perché io non ho mai capito in che senso uno e tre è lo stesso Dio, ma sono tre persone diverse e così via. Adesso lei è un prete, ha queste cose, ma se queste cose me le spieghi. E Don Gallo mi disse: sai cosa gli ho risposto? Gli ho risposto così: in verità, devo essere sincero, queste cose non le ho capite bene e neanche mi interessano più di tanto. A me interessa che Dio sia antifascista. Io poi, come scrivo nel mio libro, penso ad un momento sorriso, come avete fatto voi, poi frase mi girava e ho pensato che non era solamente una battuta per cavarsela dai geni Pride della teologia trinitaria, ma contiene esattamente la visione sistemica dell'essere, perché cos'è il fascismo se non l'imposizione della sostanza, della mia sostanza, a prescindere da ogni tipo di relazione, che dice me ne frego, e che col manganello l'olio di ricino ti impone il proprio pensiero, tu silenzio, o per credere, obbedire e combattere. Visione delle cose è la potenza che si impone, che si dispiega, a prescindere, senza bisogno che si spieghi, si dispiega, non ha bisogno di spiegazioni, è la potenza che va. Io non vorrei essere anti-islamico, non è il caso, però bisogna vedere anche le cose quelle che sono. E le cose sono che non è un caso che Hitler, Mussolini, Hitler soprattutto, Mussolini, e prima ancora Nietzsche, che è il grande profeta di questo filone di pensiero, della volontà di potenza, avessero una certa simpatia nei confronti del Corano, nei confronti dell'Islam. Poi bisogna far sì che l'Islam non sia solo questo, ma dietro una certa visione di una potenza che si impone a prescindere, questa voce maschile, dominatrice, che parla, questa è la visione di un Dio di potenza. Che può essere clemente, misericordioso, e tutte quante sono 114, nessuno del Corano si apre dicendo che Dio è clemente e misericordioso, certo, può essere, ma non è che lo è, può esserlo, ma se gli gira diversamente, scusate l'espressione un po' grossolana, se gli va diversamente, dico l'Islam perché fa parte del nostro sapere che c'è il dialogo che va costruito, ma c'è anche una certa visione della divinità che non può accettare Trinitas, non solo per il rigido monoteismo, ma perché dice esattamente un certo tipo di primato dato alla relazione, all'amore, al sistema. Anche il cristianesimo ha avuto non Trinitas ma Deus. Noi non abbiamo vissuto e non viviamo ancora il rapporto con il divino all'insegna di Trinitas. Molto spesso il Dio cristiano è stato Deus. Deus, così come lo intendo io, intendo il Dio degli eserciti. Intendo il Dio dominatore, il Dio in base al quale puoi estrarre la spada e conquistare. In ogni caso, questa visione
politica di Trinità dice precisamente l'antifascismo, dice precisamente la volontà di porre la relazione, la giustizia come prima decisiva categoria ambiente in cui pensare te stesso rapporto agli altri, non la potenza. Infine, la terza cosa che dico, la terza suggestione, molto si dovrebbe dire di più, ma adesso ci sarà dibattito, magari lo vedremo. La terza cosa è che, a mio avviso, se noi distinguiamo la tradizione storica dal portato speculativo, dal valore esperienziale, noi capiamo una cosa importante, capiamo che il cristianesimo è più vicino all'induismo che non all'ebraismo e all'islamo. Se ci mettiamo a ragionare dal punto di vista storico, è evidente che quello che ho detto è insostenibile. Togliete l'ebraismo e il cristianesimo non c'è. Non fosse altro perché il libro sacro del cristianesimo per tre quarti è formato dal libro sacro dell'ebraismo, che noi colonizziamo e chiamiamo Antico Testamento, cosa che non dovremmo fare, secondo me, dovremmo chiamare Bibbia ebraica, io non lo chiamo mai Antico Testamento, e non mi piace né la dizione Vecchio Testamento per ovvi motivi, neanche la dizione Primo Testamento, perché è comunque rimanda a qualcosa, insomma, quegli scritti lì non hanno dovuto essere il primo di niente. E se mai c'è un secondo è la Torah orale, Mishnah e Talmud, e non è certamente il Nuovo Testamento. Quindi se ci mettiamo a ragionare dal punto di vista storico, certamente il cristianesimo senza l'ebraismo non c'è, ma se ci mettiamo a ragionare dal punto di vista speculativo, la comprensione del rapporto con la divinità così intensa con il mondo, al punto tale che anche che non c'è niente, non c'è oggetto che non sia il Dio, questa comprensione è certamente molto più vicina alla dimensione orientale che non alla dimensione semitica. Che poi ci sia all'interno dell'ebraismo la possibilità di pensare così, io lo sostengo e sono felicissimo. Hai l'idea della Shekinah, nel senso della presenza, l'inabitazione divina in tutte le cose, che ci sia anche nell'Islam questa possibilità di pensare, la modalità mediante cui la sapienza orientale pensa a Dio è totalmente vicino, totalmente in comunione, totalmente totalmente identico, se si può dire così, della stessa sostanza. Ecco, Trinitas rimanda a quella visione di mezzo, e concludo, che è il panenteismo, che è una parola molto brutta, secondo me, cacofonica, ma non c'è di meglio, panenteismo, che dice che è una via di mezzo tra il teismo classico, semitico e anche dogmatico, quello del Vaticano I, che pensa a Dio come res, essentia, mundo, distinctus, quindi Dio sopra, il mondo sotto, e in mezzo un fossato ontologico che li separa, e tutto ciò che è mondo non può essere Dio, tutto ciò che è Dio non può essere mondo, e non ci si può dare, no? Perché re et essentia distinctus, sia per realtà sia per essenza, teismo. L'altro estremo, panteismo, che è quello secondo il quale il mondo stesso non solo è divino, ma è già il regno di Dio, per riprendere la categoria di Gesù. Il mondo così come appare è il regno di Dio. Per cui qui hai una profezia, e qui hai la mistica, qui hai la profezia, che è quella che dice il mondo è corrotto, il mondo devi camminare, devi correggerti, convertirti, devi cambiare, perché c'è il peccato, perché c'è il peccato, perché la giustizia non è eseguita. Pensate ai profeti. I profeti sono tutta questa cosa qui, che continuamente profetizzano nel nome di una giustizia superiore, di una voce superiore. E qui hai la mistica, al contrario, il panteismo è la mistica che ti mette in riposo, in quiete. Il mondo è Dio, tu sei in Dio, sei a casa, non devi andare da nessuna parte, sei beato, fermati, rilassati, siediti, respira. Il
In Occidente la versione più, dico dal punto di vista speculativo, più alta che sappia io di questa visione, ovviamente, è la filosofia di Benedetto Spinoza, quale ripete per ben due volte nell'Etica: per perfezione et realitas idem intellego. Guardo la realtà, penso la perfezione e ho idem, la stessa cosa. Il profeta da questa parte guarda il mondo e pensa alla perfezione divina e vede la differenza, l'abisso. Da qui sorge un'etica e da qua sorge, cioè, paradossalmente Spinoza chiama la sua opera etica, ma è un'etica come estetica quasi, cioè come riposo. Tant'è che viene meno Spinoza anche la distinzione tra bene e male. Il panteismo è il tentativo che io sostengo, la visione, il modello del rapporto Dio-mondo che io sostengo, di pensare il rapporto tra Dio e il mondo reale, concreto, per cui dicendo Trinitas e dicendo Regnum Dei, io dico la stessa cosa, c'è un gioco divino, c'è una passione divina dentro il mondo che è reale, cioè c'è proprio un rapporto, così come dice questa, la dimensione, diciamo, orientale, la dimensione mistica, e non c'è niente che patisce, non c'è niente che gioisce nel mondo che non sia anche un patimento del gioire divino. E Dio non è già perfetto a prescindere dal mondo, come dice la visione classica, che Dio rispetto al mondo è già perfetto, è una visione antipaticissima secondo me delle cose. Poteva creare o non creare, comunque il mondo non accresce nulla, non dà nulla a Dio. Il divino è già perfetto. E il mondo è... cos'è? Perché l'ha fatto? Ma non si capisce neanche, sì, per avere servi alla fine. Per esempio il catechismo, perché Dio ha creato il mondo? Per avere delle persone che lo amino e che lo onorino e che obbediscano. Ma alla fine è per avere una corte. Per avere una corte, una grande corte, Versailles. Il mondo come Versailles, cioè il re sole. Qui facciamo dire anche la via di Monza. No, questa visione è al contrario, tutto ciò è al contempo però, il mondo non è arrivato, c'è una passione del mondo, c'è un dolore innocente, c'è uno scarto, c'è un'inquietudine, c'è una non equivalenza per realtà e perfezione, non idem intellego, non è la stessa cosa. E c'è sempre un'alterità divina. Non è totalmente altro, ma un'alterità del divino, del regno di Dio c'è sempre rispetto alla manifestazione del mondo. Questo è il panenteismo, il tentativo di pensare il mondo come evoluzione, alla fine come evoluzione, come un processo, è la teologia del processo. Bene, scusate se vi ho strabordato un po', però se volete parlare di Trinitas non è la cosa più semplice del mondo, ho tentato di offrirvi qualche elemento di vita, di pensiero, di ritorno alla vita e vi ringrazio molto. Grazie. È possibile fare una domanda, dottor Manuzzo? Questo alberello qua è un borsale, quindi è già utilizzato da un periodo che ha fatto di essere contenuto in una piccola scatoletta. Comunque si è svegliato, quindi caduto in marzo, e ha improvvisato tante gemme che ci incantavano. Giordano era lì. Poi le gemme sono cresciute, su è venuto su uno spuntone da qualche così, e la sua bellezza era svanita da questa super fluorescenza. E allora, benché non sia un bonsaista, però mi sono inginocchiato davanti all'alberello e ho cominciato a tagliare, almeno 2/3.
dagli altri. E adesso noi diciamo che è bello. Adesso vedendolo da dietro, l'ho sempre fatto davanti, ho capito che anche questa foglia è semplice. E quindi sarà immolata in giornata. Ecco, allora, tirato fuori questa anche perché il discorso che abbiamo ascoltato, adesso dobbiamo così farlo colare proprio nella nostra vita esperienziale quotidiana, no? A me, quando devo parlare, l'ho fatto anche in America, i miei confratelli, la Trinità uso la prima immagine di Edith Stein, no? Dice che la Trinità è la mano che afferra ed è la mano che è afferrata ed è il calore che passa da una mano all'altra e da quel calore comincia a colorare. Così il dare, il porre, il creare proprio, l'essere creato, il soggetto, l'oggetto, che poi dopo svaniscono, tutti ormai svaniscono, no? Si rigenerano nel calore dove non c'è più né soggetto né oggetto. Ed è padre, diciamo padre, per dire appunto il porre in atto, è figlio il ricevere, e poi il calore che si, l'energia che ne fuoriesce, vi trasporta, che poi è energia che non è più né la mano che stringe né la mano che è stretta, né il dare né il ricevere, ma è novità, è creazione. Io penso sempre anche al respiro, no? Il ricevere, poi il dare, e in mezzo sempre quel silenzio, quella pausa dove non c'è né il dare né che l'inspirare né l'espirare, e lì c'è la vita. Ecco, questa comprensione, ma neanche comprensione, perché non è che sono che io adesso sto mettendo a posto le cose, questo ascoltare che è così, è per me con la Trinità, no? Di cui un po' che quel libro lì delle onde del male parla dell'essere, del divenire e poi dell'amore, no? Ma ecco, allora questa sfida che anche Vittore ha suscitato tra di noi, molti di noi si ritengono, si dicono, si autopresentano come cristiani, come cattolici, eccetera. Questa sfida di che ci provoca laddove noi vorremmo bloccare anche il messaggio cristiano, il Vangelo, e trasformarlo in un punto d'arrivo, no? Questo punto d'arrivo può prendere tanti nomi, può diventare sistema autoritario, può diventare dogma, eccetera, può il trasformare un uomo vissuto 2000 anni fa, Gesù di Nazareth, trasformarlo nel punto d'arrivo dell'umanità, della tutta la trasformazione, l'essere perfetto, dove ovviamente adesso è stato ricordato che senz'altro lui davanti al discorso della Trinità sarebbe tornato confuso. Questo è più che ovvio, per esempio di Marco, che è il primo scritto, non ha nessun accenno che ti possa condurre a pensare alla Trinità, ed è il primo Vangelo scritto. E anche questa comprensione della Trinità è giunta dopo che il messaggio del Vangelo si è mescolato anche con il pensiero greco, eccetera, ed è arrivato nel IV secolo, con il Concilio di Nicea. E a monte del Concilio di Nicea c'era anche Costantino che spingeva perché si giungesse ad una formulazione che fosse poi anche al servizio del come collegamento nell'impero, per il cristianesimo che diventava collante dell'impero. Quindi, comunque, questa ricadere dalle sicurezze, ricadere invece nel divenire,
cadere nel divenire. Le catene, riscoprirci nel divenire, che è quanto oggi credo, vedevo anche questi grattacieli delle opere, anche quello davanti a quello di Trump, mi sono trovato anche a quello senza andarlo a cercare, ma ho visto dei giovani che facevano delle dimostrazioni, ecco, per riscoprirci quello che veramente siamo nel divenire. E allora la domanda, ma allora io scompaio nel divenire? Ecco un po' la anche tante religiosità che si adornano di forme orientali tirano lì, no, cosa? Sciogliersi, di scomparire di una mia, dell'essere io qualche cosa di unico, no? Oppure la reazione invece per ritrovare quella unicità che mi dà un piedistallo e lì ci sono io, eccetera, e allora bisogna mettere anche Gesù nel suo altro piedistallo, eccetera, la forma sostanziale di cui ha fatto cenno Vito. Ecco, in mezzo a queste due tendenze realissime oggi, anche nella Chiesa cristiana, Chiesa cattolica, un Papa Francesco che disfa tutto, e altri invece dicono no, ritorniamo alle nostre buone sicurezze. Ecco, e accorgerci che un movimento e l'altro non ci dicono. Né il movimento di volersi postazializzare nel darci una autorità unica e quindi nel dare un'autorità unica anche agli altri, cioè nel costituire queste autorità uniche, e neanche quell'altra che ci dissono in una corrente che scorre monotona, dove diciamo anche le caratteristiche sono solo apparenze, basta. Oggi credo che siamo qua, lo sentiamo molto, ma non è che siamo noi mentre prima non erano. Oggi la storia ci ha svegliato dalle forme così costituzionalistiche, dei dogmi assoluti, eccetera, che non è della Chiesa Cattolica, è fuori dalla verità, eccetera, eccetera, o protestantismo, se non c'è la scrittura, la verità è solo lì, come diceva una volta un pastore protestante in Giappone, dice ho letto libri fino a 30 anni fa, sono diventato cristiano, da ora in avanti non ho letto che la Bibbia e basta, non ho bisogno di nient'altro, no? Quindi questo costituzionalismo, oppure nel lasciarsi andare, nel perdere l'unicità delle cose. Ecco, siamo in questo momento storico, credo. Quindi la conversazione che ora fluirà tra di noi possa essere un richiamo, diciamo, almeno per me, che mi si trovo lì dentro e sono qua, ecco, non ho tra le mani la soluzione, quindi ecco, però mi ci sento lì, quindi ecco, questa è la conversazione con l'invito così anche di quella bella sapienza che tutti credo abbiamo, dalla età adulta che abbiamo, di non bloccarci in cose che grazie a Dio con il tempo ormai se ne sono andate, ecco, se sono così rivolgere la nostra attenzione a questo dramma storico che è questo momento che viviamo, dove le certezze di una volta non tengono più e dove capiamo che il perdere le certezze non è la via della libertà, della salvezza, della pace, della gioia, della bellezza, eccetera. Grazie. Ci sono già varie mani alzate, vedi mai? Allora, no, quello che faccio un po', cioè, insomma, che non può dire perché chi ho capire la relazione tra questa dimensione, questo vuole più anche fisica, cioè quindi dove
insomma, va a vedere a fondo delle cose, va, come c'è praticamente tutta l'energia, è quasi più differenziato in un certo senso. E il fatto però nell'esperienza umana è fondamentale invece la persona, il volto. Cioè tu dicevi, quando parli di relazione, allora un punto della relazione che ci può essere a livello scientifico, cioè a livello della materia, quindi dove lo, un conto è la relazione umana, dove io appunto per crescere, per entrare anche in questa prospettiva ascensionale, non mi rapporto con qualcosa di differenziato, mi rapporto con delle persone concrete, mi rapporto con una persona che amo, con un figlio, con un amico, eccetera, quindi dove tutto diventa in realtà persona concreta, individualità. Faccio fatica a capire quando appunto parli di Dio in questi termini, non invece più di energia, se comprendi questa parte della persona oppure no. Anche leggendo quello che avevi scritto mi ha posto un po' il dubbio, perché l'idea di un Dio che sia semplicemente energia, io faccio fatica a sentirla come qualcosa di vicino che mi fa. In questo senso anche la rappresentazione se vuoi ingenua. C'è la tradizione cattolica del volto di Dio, della Madonna, eccetera, però risponde a un'esigenza umana che mi rapporto con qualcosa di concreto, non con un astratto, qualcosa che devo intendere in una logica quasi scientifica, non materiale, eccetera. Quindi questa è un po' la domanda. Sì. Siete d'accordo? Io la domanda rispondo, perché diventa una cosa di no, che non ho cogliato tanto, tenterò di essere breve, sintetico nella risposta. Io sono d'accordo sulla visione di fondo, no? Che è quella che più cresce il mio dell'essere verso l'uomo, più la dimensione personale diventa importante. È la visione a cui ci si rifà normalmente con il nome di emergentismo. Qualcosa emerge, qualcosa si fa, si costruisce, ed è chiaro che la qualità dell'essere è diversa a livello atomico molecolare, ma anche cellulare, che non a livello antropologico. E anche a livello antropologico è diversa la qualità dell'essere che si può avere in una persona educata, educata proprio nel senso bello del termine, sono per tutto, non solo istruirsi, ma avere cure, formarsi, ricevere quelle carezze che mancavano ai bambini di Federico dell'esperimento, ma riceverle lungo la vita e quindi essere una persona e non altro. Quindi è chiaro che c'è un lavoro dell'essere. E questo è uno. Secondo, Dio in se stesso, è persona o non è persona? Poi questo è il succo della domanda, no? Questo? Certo. Io solitamente uso dire al riguardo, se sono persona io, sei persona tu, lei, lui, vuoi che non sia il principio di tutte le cose, che è il divino? Certo che sì. È una dimensione personale, una dimensione a cui poter dare del tu, sia presente in questa, nella fonte primaria dell'energia, nel principio di tutte le cose. Ecco, Tommaso d'Aquino, quando dovette all'inizio della Summa Contra Gentiles trovare un termine per dare un nome filosofico, insomma, a Dio, poi dovremmo sempre dire al Dio, tra l'altro neanche a Dio, perché se conosce il nome proprio, per esempio, che si chiama Dio, così come io mi chiamo Vito, lui Luciano, Dio, in realtà dire il presidente, non ci vede il presidente, colui che presiede, colui... E Tommaso d'Aquino dice il principio universitatis, il principio di tutte le cose. Quindi se è il principio di tutte le cose, è il principio anche della logica personale che vive in noi, il calore che possiamo trasmetterci mediante le nostre parole, i nostri sguardi, le nostre relazioni. Quindi esiste questa dimensione, io credo che esista questa dimensione all'interno di questo principio di tutte le cose, che io posso tutte le cose, lo pensavo come essere. L'essere, come l'ha pensato la teologia cattolica, essere. Essere perfettissimo, creatore del Signore, ma questo è
ma sotto qui ci sta tutta l'essere che è, che non può non essere, l'essere lato d'essere. Ah, tu sei, diceva sempre Tommaso d'Aquino, non mi ricordo dove, parlando del divino, l'atto di essere, cioè l'atto, non qualcosa di passivo, ma qualcosa di continuamente. Ma come lo chiami oggi questo atto di essere? È in atto, è in ergo, atto è, vuol dire che è attivo. In atto d'essere vuol dire che è attivo, qualcosa che fa, qualcosa che sempre si muove, che non è passivo, che è attivo, è per questo che è fonte. E lo chiami energia. Chiaro che l'essere divino è energia, ma non vuol dire, cioè noi, tra l'altro non sappiamo neanche la scienza sa definire l'energia, la definisce in maniera operativa. Che cos'è l'energia? Capacità di compiere lavoro. E vabbè, e questa è la definizione che troviamo nei manuali scientifici. E va bene, ma questo dice che cosa fa l'energia, compie lavoro, ma non che cos'è. Che cos'è l'essere? Io so solo che io quando penso l'essere, non so voi cosa lo pensate, ma devo pensare a Dio non antropomorficamente. Questo va bene nelle mie emozioni e sento così, con questo calore vicino, di compadre, così. Poi il lavoro della teologia dovrebbe essere non solo essere devozionale, ma anche tentare di darsi un profilo teoretico, no? a questo che è il creatore, tutte le cose, il principio, tutte le cose. E un tempo si diceva essere. Cosa dico dicendo essere? Oggi io riesco a dare consistenza a questa definizione tradizionale pensando non tanto l'essere, ma pensando all'energia, che è la modalità mediante cui oggi appunto si pensa all'essere, alla consistenza di tutte le cose, la materia energia solidificata, l'energia che non si crea, che non si distrugge, e così via. E questo è. All'interno di questo io posso rivolgermi a Dio come persona, perché la persona non è un individuo, è un modo di essere. È un modo di essere, questo lo dice Barthes, lo dice Rainer, che pensa, è un modo di essere. Certo, questa energia che è all'inizio di tutte le cose, che è all'inizio che le sostiene, e che è anche il telos, no? Lo scopo, il grande porto verso cui tutte le cose convergono, questa energia si dà anche, assume anche un volto personale. Io posso rivolgermi con il mio, posso dare del tuo a questa energia, certo che sì, è la mia tradizione che me lo dice, io aderisco a questa cosa, non lo nego. Dico però che questa è anche diverso, ci sta anche in una maniera impersonale. È persona ed è anche al di là della persona, non devo bloccarlo in questa maniera. Ci sono persone, ci sono esseri umani per le quali, proprio per te è fonte di consolazione, il poter dare del tuo a Dio è al contrario fonte di, non dico di scandalo, ma comunque di così, è qualcosa che non si capisce, ma come? Il principio di tutte le cose, alla fine è una persona come me, come ha un volto, come stiamo scherzando, in che senso il respiro cosmico delle cose, hanno invece come dire, si trovano più a loro agio in una forma impersonale del divino, una deitas. Già Eckhart parlava di Gott e Gottheit, Meister Eckhart, cioè Gott, Dio, il Dio, il personaggio, poi la Gottheit, la divinità, la Shekinah, se volete, la Shekinah, cioè quella dimensione. Ieri tu mi dici, quando sei venuto a prendere Luciano, mi dicevi che la lettura di ieri non era messa, ma tu mi hai detto che la prima lettura di ieri era Atti 17, versetto 28, c'è la famosa frase che ho anche ricordato prima, che in lui siamo, ci muoviamo ed esistiamo, dice San Paolo del Divino. Ma che tipo di Dio aveva in mente? In lui siamo, ci muoviamo ed esistiamo, è forse una persona, in che senso io mi muovo dentro un'altra persona? È Gottheit, è divinità, è Shekinah, è Deltas, è Sofia, se volete il grande Ladia, Sofia, la grande. E al contempo questa Sofia ha dei modi di essere che sono personali, e io mi posso dire padre al principio dell'essere, posso dirlo, e non dico qualcosa di falso, dico qualcosa di vero, dicendo padre nostro. Chiudo la risposta dicendo: Gesù diceva padre, padre nostro. Diceva padre o padre nostro? Se voi leggete il Vangelo di Matteo, padre morte. Se voi leggete il Vangelo di Luca, visione del padre nostro di Luca, avete solo il padre. È stato Matteo ad aggiungere padre nostro che sei nei cieli e morte nel nostro regno, o è stato Luca a mettere?
più probabile, trattandosi delle parole di Gesù, più probabile aggiungere che omettere. Quindi più probabile che la versione originale del Padre nostro sia stata Padre. Però quello che è bello è che abbiamo due versioni del Padre nostro, una dice Padre nostro che sei nei cieli, e poi quella che diciamo quando si va a messa, una rivoluzione personale, un criterio personale, invece quella di Luca che è più essenziale, e tra l'altro comincia dicendo Padre, poi sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e non c'è nulla in tentazione, o non abbandonarsi alla tentazione, questa cosa anche qui in Luca non c'è. Vabbè, ma questa è una parentesi che non c'entra. C'era anche Elena. Ma non lo so, io forse lasciami pure per ultima, ma dica tu. Pensavo di fare, di come si può dire, prendere la parte di panica, da parte di panica, quello che mi viene l'eco delle parole di Vico, una carellata così. Vi va? Certo. Ma però prima lascio spazio, certo. Io dopo faccio un momento. E dall'idea di relazione mi veniva il tentativo di immaginare allora dall'altra parte come l'entità trinità vede l'esplicarsi dell'essere umano, quale ulteriore forma di energia nella quale essere nel mondo, nel senso, proprio partendo da osservatore osservato, provare a ribaltare quel pensiero. E allora questa nostra concretezza di individui umani, cosa siamo? Rispetto all'essere, l'essere siamo una sua realizzazione, una semplice esplicazione della sua energia, qual è la libertà individuale? Il succo della domanda è che cosa siamo. La domanda è di ribaltare il punto di vista in questa, nel concetto di mantenere. Sono lì dannati per l'eternità, perché non è una dimensione infinita, ma la dimensione di Dio, quindi comunque possiamo solo dire per sempre, perché cosa ne sappiamo noi che dicendo tempo? Noi siamo impastati in tempo e di spazio. E quando devo togliere il tempo e lo spazio dalla mia mente per pensare l'eterno, perché lo posso pensare solo senza tempo e senza spazio, io scompaio, non ci sono più. E quindi io non lo so cosa dico. L'unica cosa che infatti diciamo quando di sensato, quando parliamo di tempo, diciamo per sempre. E pensiamo all'eternità come un tempo infinito, cosa che non va, che quella non è giusta, ma non abbiamo altro da fare, noi che siamo tempo e spazio, essere, diciamo essere come tempo, essere che è tempo, noi questo siamo. E io non credo a nessuna dimensione che possa prescindere dal tempo, perché noi siamo impastati di questo, nella misura in cui parliamo, diciamo qualcosa, dice i mistici hanno dell'esperienza del tempo, magari, ma non le sanno dire. E appena tentano di dirle e di dire queste cose, preferiscono parole fatte di spazio e di tempo, e quella che era un'esperienza eterna, diciamo così, diventa temporale e quindi non sa di esprimere quella cosa. Questo è il destino di noi figli del tempo, di Cronos, che vuole i suoi figli, e noi siamo soggetti a questa cosa. Quindi, però, chiudo il discorso, se oso con questo tipo di trasgressione passare al di là e pensare a Dio, non lo posso pensare come a sé, come impassibile, come già composto, come colui che guarda il mondo, come qualcosa che c'è che avrebbe potuto non esserci, ma come regno di Dio, ma un regno di Dio tale da qualificare anche questo Dio, cioè Dio diviene, e in questo senso sono abbraccio la teologia del processo. Dio stesso si fa, Dio stesso muta, si arricchisce, o se volete si impoverisce, perché se Dio c'è ed è quella cosa di cui diciamo poter dire padre, quella cosa di cui poter dire padre, quell'energia personale del padre, quando vede il nome della mia, era al cospetto del Novecento, lui nell'Eterno che guarda il tempo al cospetto del Novecento, come sarà? Io non ho idea come può essere questo, ma so,
o era lì, o vedeva, impativa, insomma, il Novecento, signori miei, sappiamo bene cos'è stato. E quindi io vedo un Dio che patisce, compatisce, ma nel senso proprio più pieno del termine, della passione come. Vedo Dio che è passione, principio passione, e in questo senso chi vede me vede il Padre, perché vedendo Gesù, effettivamente, io vedo un volto divino che piange, che si arrabbia, insomma, che ha quelle passioni belle e a volte anche meno belle che fanno parte del fenomeno umano. Quindi tutto questo non è strano al divino. Devo stare attento a non antropomorfizzare. No, però io penso che sia questa la visione, quello di abbattere queste idee, come dire, di un divino perfetto che prescinde totalmente dall'esperimento mondi. Grazie. Bene, posso sentire parlare di un Dio che soffre, mi fa pensare alla versione 2.0 del senso di cultura tipico del nostro cristiano, no? Tutte le cose che facciamo di sbagliato sono poi appunto una colpa. Quindi una volta si diceva non fare questa cosa che fa piangere Gesù. Ma mi sembra, cioè se parliamo di Dio che soffre con l'umanità, mi sembra che non riusciamo a sganciarci un po' da questa logica, no? Cioè soffre per colpa nostra. Allora, cercando di portare un pochino più in alto il discorso, qual è il rapporto di Dio con il male del mondo? Perché se Dio ha questa energia creatrice e ordinatrice e soffre con tutti i problemi del mondo, cioè faccio un po' fatica a tenere insieme queste cose. L'unica soluzione che riesco a immaginare, ma capisco che possa suonare un po' come un'eresia, è che Dio sia al di sopra del bene e del male di come ne pensiamo noi. Non so, volevo un aiuto per cercare di mettere insieme. Sono problemi grossi. Comunque quella logica lì che diceva fai piangere Gesù, secondo me non è una logica negativa di far rivedere. Ma io francamente non la vedo come, cioè prendendo sul serio la grande categoria mediante cui la Bibbia ci invita a pensare il rapporto di un mondo, che è l'alleanza. Alleanza, la comunione, e quella logica lì tiene ancora. Io credo ancora, che ti ripeto, al di là della dimensione di fioretto, un po' stucchevole, di cuore, oleografica e questa cosa, al di là di quello, però io credo che la comunione di Dio con il mondo, l'engagement di Dio con il mondo sia tale di fronte all'azione di bene il divino gioisce, di fronte all'azione di male il divino patisce, anche perché il divino non è un'altra cosa rispetto a questo mondo, è dentro il mondo, cioè quell'energia ordinatrice e creatrice a cui io faccio riferimento non se ne sta al di fuori del mondo e manda è qui, poi la somma di questo nostro esserci qui non è tale da esaurire il divino, perché altrimenti avremo panteismo e avremo il mondo che non si muove. Quindi io penso che ci sia una sorta di trascendenza, forse quella dimensione al di là dello spazio e del tempo che noi ci riferiamo dicendo eterno. A cui ci riferiamo appunto dicendo eterno, verso cui il mondo è attratto. E quello è un universo, non è stazionario, è evolutivo, come se mancasse qualcosa. E c'è questa continua accelerazione, tutte le cose vanno, e tutte le immagini, diciamo, mentali portano scritto più in là. Le nostre di sette, agro e maestà, tutte le immagini portano scritto più in là. Però questa quella logica, lo ripeto, che fa sì, che mi porta a pensare che Dio soffra, che Dio sia contenta, che Gesù piange, che una volta depurata dalla dimensione infantile, è ancora qualcosa di secondo me, di vitale, cioè è la modalità mediante cui si prende sul serio l'alleanza scritta nei cuori. Se
si prende sul serio l'incarnazione, si prende sul serio la passione, morte, che non è qualcosa che è avvenuto solamente un tempo, è qualcosa che avviene sempre. Cioè, secondo me, in che senso il cristianesimo è la verità? Almeno. In che senso chi aderisce al cristianesimo può dire che il cristianesimo contiene quell'intuizione dell'essere che a cui possiamo dare il nome di verità, perché designa la logica che viene sempre. Verità rimanda a veritas, in termini italiano. Veritas latino, il termine veritas latino, uso ripetere spesso, quando rimanda al termine, alla radice vr, che è la medesima che si trova nel termine per primavera, che in latino si dice ver, ver veris. Anche in tedesco, verità, si dice var, stessa radice varheit, var è vero, varheit è verità, radice vr. In sanscrito, sono andato a guardarlo, perché il sanscrito non lo so, però sono andato sul dizionario per vedere, vuoi vedere che questa radice vr c'è anche lì? E lì c'è vrsti, che significa è la pioggia luminosa che cade dal cielo, che fa fiorire le cose. Quindi la radice vr ha a che fare anche lì con qualcosa che produce essere, che fa fiorire l'essere. Allora verità, la cosa vera, la verità, dice Dio è vero, certo che è vero la misura che riproduce la vr, la grande vibrazione. Se noi se fossimo in classe, io vi direi, qui non posso farlo perché voi non siete i miei studenti, ma direi, adesso tutti quanti con la bocca ripetiamo vr, 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 la ripetiamo da qui, e cominci lì, mi sembra che ti metti in moto, il motore che si accende, vr, vr, vibrazione, qualcosa che... la mente ha intuito, no? La mente latina, la mente indoeuropea, insomma, sanscrita, latina, tedesca, quel filone lì, ha intuito che ciò che è vero, ciò che è vitale, vitale, questo è vero. Fa fiorire la vita. Allora, se Dio è la verità, è la verità nel senso che esprime questa logica di relazione creatrice, ma è una creazione che si dà sempre, creazione continua, non ci sono i sei giorni e Dio si riposa, Dio non si riposa mai, sempre al lavoro, sempre energia. Ma allora all'interno di questa logica che fa sì che il divino sia il mondo che lavora, il mondo che lavora e che produce ordine, il divino è qui. Cioè, e tutte le volte che uno fa fiorire qualcosa, produce, è Vishnu, è la forza generativa. Tu dici, e quando invece fai cadere le cose, le fai sfiorire, cosa sei? Shiva, la forza distruttrice. Questa poi è la domanda che alla fine ponevi e che veramente su cui dobbiamo interrogarci, e io non lo so qual è la risposta. Cioè, se la logica divina è quella che fa fiorire, e l'abbiamo detta, la logica che fa sfiorire, la logica del male, la logica del negativo, è sempre in Dio? È sempre in Dio, e Dio va pensato, come diceva già Eraclito di Efeso, il giorno e la notte, l'estate, l'inverno, il freddo, il caldo, ed è veramente tutte le cose, quindi anche il male in Dio, nel senso del negativo. Oppure invece Dio è solamente la forza che fa fiorire le cose, solamente il bene, la forza del negativo è in un certo senso la condizione necessaria perché il processo del mondo possa essere libero e creativo e non essere semplicemente la riproduzione di una struttura già data, perché nel mondo possa sorgere libertà. Ci deve essere la riproduzione necessitata della logica divina o ci deve essere nel mondo la riproduzione libera della logica divina? Libera vuol dire non necessitata, quindi la logica divina è e cioè ciò che fa fiorire, ciò che mette in moto le cose, ma ciò che fa sfiorire è, come dire, la condizione, il dazio che devo pagare perché questa logica non sia pura obbedienza formale, non sia la corte, Versailles, il mondo, ma sia un esperimento dove io possa sorgere e dire sì o no liberamente alla logica, del divino che fa sfiorire. E qui siamo al cospetto di due cose, ci sono teologie, filosofie che dicono che il negativo fa parte strutturalmente del divino e quindi il mondo riproduce la stessa logica del divino, il mondo contiene il bene e contiene il male, che il Dio contiene il bene e il male, e ci sono religioni e teologie, il cristianesimo è una di queste, che dice che no, che in Dio non ci sono tenebre,
Dio è luce e lui non ci sono tenebre, dice Giovanni. Dio è solo bene, è il bene. Platone in questa idea, per dire che questa contraddizione ce l'hai nella Grecità, perché Eraclito dice entrambe le cose, Platone dice che Dio è solo il bene, e solamente, e difatti dice non è la causa di tutte le cose. Se leggiamo Repubblica, libro secondo, troviamo il passo, adesso a memoria il passo non lo so qual è, ma sicurissimo che c'è, e dice Dio è il bene, l'idea del bene, e quindi è causa solo di alcune cose. Secondo Eraclito invece Dio è causa di tutto e quindi è anche causa del male, è estate, inverno, freddo e caldo, bene ma tutto. Se prendi la Bibbia trovi Isaia 45,7 che ti dice io sono il bene, io sono la luce e le tenebre, io creo il bene e creo il male, c'è proprio la parola creare, bara e male, ra, creo il male, io, da me procedono tutte le cose. Eppure hai, leggi prima Giovanni, leggi il Nuovo Testamento, dice Dio è solo il bene, in lui non ci sono tenebre. E questa visione tendenzialmente ti porta all'introduzione del diavolo, naturalmente, all'introduzione delle potenze negative, perché allora il bene, il male chi lo fa? E invece nell'altra ipotesi il male lo poni dentro il Dio e non hai bisogno del diavolo, è il divino stesso che è il negativo. Quindi scegliete quel che volete, che corrisponde di più alla vostra. Io preferisco personalmente, pur vedendo tutte le sue idee, io preferisco stare l'idea platonica cristiana di Dio come luminosa luce del bene e pensare che il male, io non credo a Satana, pensare che il negativo sia la condizione perché il processo del mondo sia libero. Perché c'è il mondo? Io penso che il mondo ci sia per produrre altri dei, scusate la cosa, ma altre persone che giungono alla consapevolezza, alla coscienza libera, all'alleanza, dicono sì al divino e siano veramente figli di Dio, non servi di Dio, figli di Dio, amici di Dio, come dice Gesù in Giovanni 15:15, Dio ha chiamato amici di Dio, perché questa amicizia con Dio sia possibile, la base è la libertà. E la relazione? La relazione libera, la relazione libera, libera, consapevole e non è necessitata per cui. E quindi questo significa che il processo mediante cui il mondo si fa è un processo non dipendente da Dio in toto. Dio infonde energia positiva, ma poi il mondo nel gioco ne c'è il caso, c'è la causalità, ci sono le libertà, c'è questa dimensione che chiamiamo negativo, che chiamiamo male, che non dipende da Dio in quanto tale, ma è la condizione perché il processo sia libero. Non so se mi sono spiegato. Prego. Allora, tre cose, vi dico tutte e tre. Mi è venuto in mente, la relazione e la morte hanno, visto che comunque si parla di vita, cioè è una vita, io inteso la vita dell'uomo che vive, senziente, non so com'è, e la morte, io che vivo come accetto la morte, in questo senso, la relazione rimane anche con le persone, con gli altri che non ci sono più. Come viene letta in questa cosa? Poi, più che con la morte, con i morti. No. Sì, probabilmente con i morti, nel senso che comunque c'è un calore umano, parlando di questo. Poi, non so perché, ma a me, quando si parla di odio, lei ha parlato, ha citato De Aglietti, mi ha descritto delle relazioni tra le parole, c'è una relazione tra odio e Dio. Poi un'altra cosa che, nel senso, tutto il contrario di tutto, in diverse situazioni, mi sembra che sia stato detto oggi, e la comprensione è il dominio sulla relazione. Il dominio, in questo caso, è un'accezione positiva, cioè il dominio della... Basta, queste sono delle porte aperte, non so come dire. Le tre questioni sono molto complicate, da come le ho capite io. La prima, la relazione con i morti, io con la morte, con i morti, se esiste ancora una forma di relazione con le persone che sono scomparse, così via, scomparse qui, io credo di sì, io credo alla comunione dei santi. Credo alla possibilità di intraprendere relazioni vere, di sicuro nel nostro intimo, questo è ovvio,
la mia vita, se ci penso, è stata plasmata più dai morti che dai viventi. Però parlo degli autori, dentro gli autori, gli autori dei classici greci, di padri della Chiesa, di autori medievali, di anche Hegel, Kant, su cui ho studiato, più morti. Se penso alla biblioteca, la gran parte sono autori morti. E quindi dentro di me è chiaro che questa relazione c'è. La musica, penso alla grande musica che ascolto io, soprattutto musica di musicisti, ormai da secoli non sono più. Io sono fermo alla musica, già Beethoven per me è troppo avanti. Giovane. Quindi non so se mi spiego. Ho a che fare più bene. Poi, se esista o no la possibilità di una relazione con la preghiera dei morti, cioè di una preghiera per i morti, qui veramente entriamo in una dimensione che se nulla si crea, nulla si distrugge, se il divino è questa grande energia, così io credo nella vita eterna, ne ho parlato dell'anima sul destino, adesso è tardi, bisogna più argomentare molto di più, ma io penso che quella scintilla di luce che noi chiamiamo tradizionalmente anima immortale, nella misura in cui riproduce la logica dell'armonia, che è la logica divina, la logica della giustizia, dell'armonia, questa entra in quella logica eterna. Entra in quella logica al di là dello spazio del tempo, che è la logica divina. Io quindi credo a questa dimensione. E se è possibile avere un rapporto reale con Dio, parlando del tuo Dio, io credo che sia anche possibile un rapporto reale, alla stessa maniera, con le persone che sono in Dio. Perché questi che sono morti, dove sono? Cioè l'unica maniera di pensare la sopravvivenza delle anime, la vita delle anime, il paradiso, è pensare in Dio. Anche c'è l'uomo in Dio, in questa sostanza che è relazione, prima ancora che sostanza, in questo movimento, in questa armonia continua che è il divino. In Dio, sono entusiasti. L'entusiasmo vuol dire essere pieni di Dio, no? E così come se è possibile la relazione con Dio e la preghiera, allo stesso modo penso che sia possibile la relazione con le anime. La relazione è sempre la preghiera, cioè si trasforma il tipo di relazione, diciamo, il love. Sì, comunque sì, la risposta diretta. Va bene. Sul discorso di Dio, dipende come pensiamo il divino, dipende. Se lo pensiamo come tutte le cose, che contiene il giorno e la notte, il bene e il male, rapido e anche altri, insomma, io direbbero sì, Dio c'è il Padre, sono il male di Dio, sono molti, direbbero questa cosa. Se lo pensiamo come la fonte primigenia dell'essere, unicamente come luce, che in lui non ci sono tenebre e che le tenebre siano la scaturisce indispensabile perché il processo del mondo, il processo creativo possa essere creativo da un lato ma anche libero dall'altro, allora il Dio l'odio non c'è. Non c'è, però c'è, voglio dire, è una necessità che in qualche modo questa relazione porta a vivere, come ha detto prima, il bene non vende, il buono non vende, giusto? Non interessa. L'uomo in qualche modo nella sua crescita ha bisogno di passione. E la passione spesso e volentieri è più facile esercitarla nel contrasto che non nell'avvicinamento. Cioè, sì, la passione amorosa dei tempi della gioventù, perché secondo me poi si trasforma tutto, l'odio purtroppo lo viviamo con maggiore passione e queste cose colorate di sangue, ci danno tensione, dice, magari non è il nostro odio, però è l'odio che ci fa in qualche modo sentire vivi. Ma di questo non solo non lo nego, neanche parlato prima, stavamo parlando di che cos'è Dio, che cos'è il processo creativo, la legittimità di quanto lei ha detto si riferisce al processo creativo, si riferisce a ciò che è in Dio senza essere Dio, senza essere la presenza di Dio, questo nel senso ci sta, sto dicendo, pensare Dio in se stesso come relazione di armonia, di amore, le tre persone, quindi via tutto questo esclude l'odio, Dio in sé. Questa era la domanda iniziale che avevo fatto, sul fatto che l'odio faccia parte del negativo, che faccia parte del darsi, dell'essere, sì, l'avevo detto, quindi sono perfettamente consapevole. La terza cosa non l'ho capita bene, ma relazione, comprensione, io mi posso limitare a dire, perché ormai è 12:30, poi devo parlare di Elena e immagino che forse ci sono altri, c'è anche un'altra domanda. Cercavo un libro, ma poi mi sono accorto che è preso in prestito, e quindi Dionisio della Roma, questo testo
tanto stimato in tutta la tradizione cristiana, dove si afferma appunto che Dio è tanto il bene quanto il male. E il male come conseguenza che Dio se lo ha fatto sulle spalle è sempre stato uno dei principi fondamentali anche nella fede cristiana, che Dio porta sulle sue spalle il male e lo redime, no? Ma il sorgere del male, Dio c'entra anche nel sorgere del male. Ora, per esempio, Dunstan sostiene che Dio è l'attore del male. Adesso è stato anche beatificato lo scopo, l'attore del male. Dio c'entra tanto nel redimere il male quanto nel porre il male, no? E forse anche quella parola, il peccato originale, inteso come un fatto storico accaduto all'inizio, eccetera, è quindi in una forma molto banale, ma sotto, oppure anche sotto il vaso di Pandora, oppure sotto tutte le immagini con cui tutti i popoli hanno cercato di dare una specie di, non dico di risposta, ma almeno un modo di vedere l'origine del male. Perché c'è il male? Il male viene mentre Dio sta dormendo e non se ne accorge, e noi che ce l'abbiamo detto, l'abbiamo già fatto, e lui si sveglia e poi si pente quasi da averci creati, viene giù, porta il male. Oppure il male è divino? Questa è la domanda, no? Il male stesso è aspetto del divino, o il male è successivo al divino ed è un disordine che subentra nel divino, oppure il male è all'origine, è nell'intimo del divino, neanche all'origine, perché non c'è un primo, no? È una domanda molto di fondo che alcuni anche nella tradizione cristiana hanno affrontato, spesso. Appunto, Dio è tanto presente in un bambino che è stritolato, quanto invece in un bambino che sta per cadere, però un angelo custode, che è una persona che passa, lo salva, no? Questa domanda è proprio di fondo, per cui nel divino il male subentra nel divino o è originariamente, intimamente al divino? Questa è una domanda veramente di fondo che viene sempre fuori. Ma per essere significativa l'esodo con il discorso appunto che Dio parla a Mosè, dice: io sento il mio popolo che soffre, il male non viene da Dio, il male viene da una relazione che Dio non riesce più a creare con il suo popolo e ha bisogno dell'intervento umano, si rivolge a un uomo, a Mosè, per stabilire questa relazione. Quindi però qui scusa, ma però andiamo all'origine, perché Dio crea un uomo così? E poi dopo Dio deve intervenire. Quindi all'origine no, anche la Genesi, il serpente è la creatura di Dio, è detto, no? Il serpente che tenta, il serpente tentatore, è detto chiaramente, è la creatura di Dio, tra le creature di Dio la più astuta serpente, no? Quindi questa domanda che sbilancia un po' tutte le impostazioni, le forme in cui noi avevamo accomodato anche il nostro cammino di fede. Una domanda che scorre anche qua, vedo questo libro qua, ma uno sguardo nuovo, il problema del male, no? E ti reso messimo guai, ma cosa diresti tu, Vito, a uno che ti pone la domanda sfaccettamente così: ma il male subentra nel divino perché non so che cosa, allora si deve talmente forzare, pompare la libertà umana, per cui un Adamo ed Eva su un piccolo pianeta, in un cosmo immenso, incalcolabile, un dato giorno ha mangiato un frutto e adesso tutto è ricaduto nel disordine. È una cosa così, oppure il male
è intimo al divino, e sarà intimo con poi dopo il cammino della redenzione del male. Agostino, quando dice che il bene che scaturisce dalla redenzione del male è maggiore, no? È più profondo, è più vero del bene che non ha conosciuto il male. Oppure Gesù che dice che c'è più gioia per un peccatore, se un peccatore c'è il peccato, che non 99 giusti non peccano mai, no? Quindi cosa diresti tu a uno che sfaccettamente ti pone questa domanda? Guarda, non dico che tutti i giorni mi viene però non c'è praticamente ambito dove parlo così via, dove poi il problema del male non in quei termini così rigorosi con quello che vostro tu, ma sempre perché il vero e proprio punto dolente della spiritualità contemporanea. Io non penso che sempre sia stato così, il problema del male è sempre stato angosciante, il male e così. Però dopo il Novecento questa cosa assume una dimensione di così immensa, così catastrofica. Cioè, il libretto di Hans Jonas, il concetto di Dio dopo Auschwitz, per me è un punto di non ritorno. Perché quel libretto, il grandissimo pensatore, pone l'antitesi in maniera molto chiara. Il Novecento è stato, e da questo punto di vista chi è vissuto prima del Novecento, da Agostino a Leibniz, da tutti i grandi elaboratori di teodicee, sono superati dall'epifania novecentesca. E Jonas dice, voi dovete scegliere o la bontà o la potenza. O la bontà o la potenza. Chi è Scotto? Che ha vissuto prima del Novecento, ma ragionava, da come lo ricordo io, insomma, la teologia come l'ho studiata io, la teologia di Scotto, da Scotto, studiava e ragionava pensando Dio anzitutto come potestas. Era la grande idea della potestas. Quindi è chiaro che in quella prospettiva lì, che poi è la prospettiva dell'Islam, ma è anche la prospettiva di Paolo, la prospettiva dell'Esodo, di Isaia, è la prospettiva, quella prospettiva lì è chiaro che al divino corrisponde anche il negativo, proprio perché Dio è responsabile di tutto, non c'è niente che possa venire in questo mondo a prescindere da Dio. E quindi anche il serpente viene da Dio, viene salvato di Dio, e probabilmente è stato lui che ha detto vai, è così, è che Dio. Poi entrano tutta una serie di argomentazioni, se vuoi, di distinguo, però la prospettiva di fondo è questa qua. E noi siamo chiamati, oppure c'è l'altra prospettiva, dice Jonas, che è la bontà. Dio come bene, come luce, come bene. Per cui è luce, lui non ci sono tenebre, Dio è bene, Dio è somma giustizia, e sono bene, Dio non è tale da fare quell'operazione per cui il fine giustifica i mezzi, per cui va bene, qualcuno può anche rimetterci, però la gloria mia aumenta, però la conoscenza aumenta, non parliamo dei milioni di ebrei o dei armeni o di cambogiani massacrati da Pol Pot o del Ruanda o tutte queste cose, o i contadini ucraini, i culacchi, 10 milioni giù di lì che vengono messi, cioè non parliamo di queste cose del Novecento, anche solamente un bambino che nasce con una malattia genetica, cioè anche solo quelle, cioè, va bene, sono cose che comunque si permettono per incrementare un bene maggiore, questo dice Agostino, questo sta ancora scritto oggi nel Catechismo della Chiesa Cattolica, articolo 311 e 412. Però lo stesso Catechismo dice che Dio è bene e Dio è amore. Ora, il punto è, io non lo so quale delle due visioni sia corretta, come faccio a saperlo io? Di parlare di Dio, chi è Dio in sé, io come faccio a saperlo? Io posso dire chi è il mio Dio. Io posso sentire, posso dirti e risponderti in maniera vera e non dottrinale, dicendo chi è il mio Dio. Cioè, quella sorgente a cui io mi inginocchio, quelle volte che mi inginocchio, quella dimensione che mi dà energia, carica positiva, che è per me il mio Dio, mio Signore, mio Dio. Se io avessi un granellino di incenso, la mia vita come granello di incenso, e ho davanti l'altare del Dio della potenza, che è amore a volte, ma a volte no, perché
e ho dall'altro lato il Dio dell'amore che è sempre amore e a volte è impotente perché è solo amore. Io il mio grande incenso lo metterei lì. Io ho bisogno di Dio così, bisogno, scusami, non dico, io sono affascinato da Dio così, dalla pura luce, dal puro bene, se no è impotente, che decide che per l'esperimento mondo deve fare zinzumba, ritrarsi, deve fare un passo indietro, contrazione, e tuttavia patendo, non quella contrazione di chi dice dai adesso vediamo come va, mi guardo del film bellissimo che ho creato, no, la contrazione di chi lascia lo spazio libero, ma tuttavia c'è con la sua scettina, c'è con la sua passione. Io sono quel fiore lì, questo è il mio Dio, che poi se ci pensi, e chiudo la risposta, è il Dio del Nuovo Testamento, che nell'Apocalisse c'è pure il Dio del primo, cioè del primo versante, non il Dio del primo versante, c'è il Dio della potenza, cioè anche Gesù a certe parole c'è pure, ma nella sua essenza, di fondo, il Nuovo Testamento veicola un Dio dell'amore e della giustizia che a volte è in potenza, per questo lui ce lo detestava. Lui, il profeta della volontà di potenza, diceva che per leggere il Nuovo Testamento fa così schifo che bisogna mettersi dei guanti, non lo puoi toccare perché ti suddicio, è un libro suddicio, l'anticristo, maledizione del cristianesimo, mentre diceva per l'Antico Testamento, lui lo chiamava così, tanto di cappello, lì ci sono uomini veri, lì c'è il male, c'è la potenza. Oh, io se devo dirti, io sono, preferisco essere nell'altro versante, Catano, non solo Catano, ma preferisco essere Catano, fatto così perché vedo Simon Bailey, quindi lente, in quel filone lì, preferisco questo lente non è l'altro. E chiudo, il Nuovo Testamento comunque nella sua essenza come parla di Dio? Il Nuovo Testamento, io questo l'ho imparato da un libro bellissimo, se non lo conoscete, conoscetelo, che si chiama Parlare di Dio, autore André Gunel, teologo protestante di formazione liberale, perché il protestantesimo ha il filone classico e il filone liberale, no? E io sono estremamente consonante con il filone liberale del protestantesimo. André Gunel, Paul Tillich, Albert Schweitzer, von Arnack, Schleiermacher, per filone. Com'è scritto? Scusi. Gunel, casa editrice Claudiana. Il titolo era? Parlare di Dio. Ma è chiaro, piccolo, bello, sintetico, francese, con un bello schematico, tutto chiaro, il fatto francese di chiaro e distinto, a Frateso sarebbe piaciuto, mi piace. Scusi, posso fare una domanda veramente banale? No, perché devo finire. Poi lei fa la domanda. No, e lì Gunel dice, il Nuovo Testamento tre volte dice Dio è. E tenta una definizione, Dio è, se ho se sti, e sono tre parole che uso. E queste tre parole sono vos, pneuma, agape. Dio è luce, Dio è spirito, Dio è amore. Non dice Dio è potenza, non dice Dio è forza, non dice Dio è... Queste sono le... Poi è anche quello, ma i tre luoghi, no? I tre luoghi in cui si azzarda questa proposizione, se ci pensi inaudita di uno che dice Dio è e poi tenta di dire qual è l'essenza divina. Nel Nuovo Testamento ci sono tre affermazioni di tutte che fanno parte della letteratura giovannea, cioè Dio è amore, Dio è luce, Dio è spirito. Io lo penso così. Però sono consapevole che esiste un altro filone altrettanto legittimo di chi dice se per pensare a Dio o mette in campo la potenza, non di potenza o non lo pensi. Come tenere insieme queste due cose? Chi lo sa? Prego. Scusi se mi permette, innanzitutto ringrazio chi mi ha potuto permettere di venire qui oggi, che è una giornata con un approfondimento per me veramente grandioso per poter riuscire a comprendere alcuni temi di questo livello. Lei all'inizio disse io ora inizierò a parlare di questo tema avendo chiamandolo Clivitas,
ma che cosa intendeva con questa parola che il suo, la sua relazione aveva come una nominazione? Cosa intendeva con Trinitas? Trinitas, signora. No, ho capito che l'esperienza di tutto, no, allora probabilmente, no, di tutto il discorso di Trinitas io ho preso appunti, ma all'inizio lei, se non sbaglio, aveva detto chiamerò il mio lavoro in un certo modo. E allora ho capito male. Io l'ho messa scritta a Trinitas. Possiamo concludere con il secondo. A quali una cosa che mi fa. Io mi tengo panica e ti do un bacio. E quindi c'è una relazione. Baci e abbracci, è la relazione. Ma guardate anche la luce. Perché c'è la luce, c'è il polo positivo e il polo negativo. E l'energia che si forma fra i due dalla luce. Ma anche la luce, se non trovasse la materia, qualcosa che non direbbe nulla. Per cui attraverso le tenebre devi trovare qualcosa su cui poi che illumina e quindi si fa le cose. Adesso io dicevo frasi così come mi vengono. No, però parte dall'ultima. È quando dice, ma che cos'è il mio Dio? E diceva quello. Il mio Dio, diciamo, io parlo un po' con le parole di panica che poi naturalmente sono state rielaborate da me. Lui risponderebbe con l'aggettivo spagnolo per dire tuo è tuyo. Tuyo è formato da tu e io. E da io, che è io. E c'è la Trinità. Quando Gesù dice io e il Padre siamo uno, è perché scopre che lui è il tu di Dio. Di solito noi ci questo per me è stato, non so, mi ha emozionato moltissimo, perché per un certo periodo era sempre normale, la nostra devozione è rivolta a un tu, il Signore con Dio che poi secondo come lo si interpreta, però tu. Scoprirsi invece che noi siamo il tu di un altro, che poi non è un altro, ma, e quindi siamo una cosa sola perché è il tu io. E Gesù probabilmente ha fatto il salto dal Vecchio Testamento, che non era il Testamento, ma diciamo dalla sua tradizione ebraica, dall'inizio del cristianesimo, quando si è scoperto che era tu, che era chi vede me, vede il Padre mio. Io copio quello che vedo, cioè si è sentito come unito, la stessa cosa di Dio. Quando si parlava della Trinità, c'era il Padre e il Figlio. Il padre non può essere padre se non genera il figlio non può essere figlio se non c'è il padre. La Trinità è padre, figlio e spirito, perché è proprio lo spirito è ciò che permette che il padre, diciamo, generi il figlio e il figlio si riscopra della stessa natura del padre, per cui riscoprendosi della stessa natura del padre, che è amore, quindi è quando si ama. E si esce un po' da noi stessi, no? Si sente c'è l'altro e questo è quasi un movimento e quindi diventa Dio, il figlio diventa come il padre e allora si forma, c'è questa pericolesi che genera continuamente la vita. In panica per esempio è scritto il ritmo dell'essere e per non so quanto tempo erano dei discorsi che conosce per tanto tempo faceva erano 9 capitoli arrivava all'8 l'abbiamo fatto 2 o 3 volte
e dopo 20 anni va anche alla casa di Zaccioli, dice ma non c'è un contratto, non lo rispetti, ed era bloccato al 9° capitolo, che era il vestito di e non riusciva, se arrampicava sui vetri, scriveva, non era soddisfatto, finché un certo giorno, parlando, mi ha detto ma scusami, tu fai, è l'albero della coscienza, nel paradiso c'era l'albero della coscienza, il potere della coscienza, però è la conoscenza che si stacca, diciamo, ma nel paradiso c'era anche l'albero della vita, e la vita è quello che viene generato, come dicevamo, positivo e negativo, che va dentro il male, va dentro il bene, va dentro tutto. La verità, dicevi, è questo che mi è piaciuto molto, però e questo riverbera anche, adesso salto da una cosa all'altra, ripeto, quello che suscita a me in me. È sì, verità, perché c'è questa energia, questa forza che è vera, ma c'è però il linguaggio dopo che io, con cui io esprimo, è diverso, e quindi sono diverse le varie religioni, sono i linguaggi, eccetera, perché non riusciamo, io vedo, sento, ma come io esprimo è difficile esprimerlo. È come se noi fossimo, siamo dei pesci, siamo dell'acqua e conosciamo il nostro ambiente. Uno di loro salta fuori e scopre che c'è un'altra dimensione, cioè dell'altro, torna giù e dice all'altro pesciolino, sai, c'è, ma come sa trovare le parole, come fa a spiegare l'aria e quello che c'è fuori dall'acqua a uno che sta solo nell'acqua, giusto? E questo mi porta anche al tempo e allo spazio. Noi siamo nel tempo e nello spazio, giusto? Però è nel tempo e nello spazio che si gioca il mio destino, se vuoi, ma io sono il microcosmo e quindi è il destino di tutto il cosmo. Il tempo e lo spazio, il qui e ora, diceva Raimondo, è un'espressione molto bella, molto giusta, perché sono qui e ora. Io posso scoprire, anzi lasciare che si formi l'acqua della gozza, cioè che si realizzi, divento vera, realtà vera, reale. Ma nel tempo, qui e ora, diceva, è bello, ma va superato. Perché? Perché nel tempo e nello spazio io ho la possibilità, devo, diciamo, come perforare la crosta del tempo e quindi entrare, è come il pesce che entra nell'acqua. Quando facevo delle domande, lui mi rispondeva sempre partendo da questo cerchio che sapeva fare benissimo, non so come, faceva un cerchio perfetto. E mi diceva, vedi, tu sei qua, vai da qua a qua, ma la realtà non è soltanto tempo e lo spazio, è la circonferenza, diciamo, di questo dato. Noi dobbiamo, mentre siamo in vita, nel corpo e nello spazio, fare un salto fuori, trascendere. E quindi è il trascendere, il tempo e lo spazio, ora che poi quello che fanno i mistici. E poi altri flash, ha iniziato parlando del pensare. Del pensare, e anche marcando tantissime cose, quasi tutto sarebbe proprio quante tanta, mi sono il pensare, per panica diceva sempre, cosa vuol dire pensare? Ha detto pensare, scusate, vuol dire pensare, soppesare, che cosa? È il soppesare di ogni cosa, di ogni elemento, per trovare il suo posto nell'armonia dell'universo. È bellissimo. E quindi torniamo all'armonia, a questo a agire che è in noi, che è la vita. E chissà perché per tanto tempo nei suoi scritti, io conosco che sono stata 20 anni, l'ultimo 20 anni della sua vita accanto a lui, ma un accanto anche traducendo i suoi libri, discutendo, eccetera. Quindi ho potuto anche vedere una certa trasformazione anche nella sua espressione. Allora, e quindi faccio l'assoluto. Prima parlava di Dio,
Poi a un certo punto Dio si presta a essere sostantivato. Infatti è l'essere, cioè in inglese c'è being, ma being può essere to be il verbo, to be il verbo, o being l'essere, quindi sostanza, chiuso. Per lui era invece proprio il movimento dell'essere. Allora, parlando di Dio, per esempio, questa difficoltà di esprimere qualcosa, a un certo punto dice, no, parlo dell'assoluto, c'è stato un periodo dell'assoluto. Poi anche quello mi dà fastidio, perché assoluto vuol dire sciolto, e no, non è sciolto, Dio è insieme, quindi preferisco usare armonia per farvi vedere anche come la visione della realtà si riflette in noi e trova una formulazione. E quindi, per esempio, molto utile è avvicinarci a volte a un'altra tradizione, a un altro linguaggio, perché fa capire magari che usiamo certe cose o non capiamo certe cose del nostro linguaggio, che questo è un linguaggio religioso, tradizione o meno. In India, per esempio, Dio è Dio, non è la stessa cosa. E sono, diciamo, delle espressioni che noi usiamo a valore omomorfico per indicare, insomma, la realtà, tutta la realtà. Ma Brahma del mondo proprio non gliene importa niente. Brahma è un po' più come Elohim in ebraico, è ciò che è in tutto, è tutto ciò che è in tutto, ma non gli fa né tanto né freddo. Quindi non soffre niente. Chi prende? Diciamo che la coscienza di Brahma è Ishvara. Ishvara. Ishvara è la coscienza di Brahma. Ma Ishvara siamo noi. Siamo noi che stiamo prendendo coscienza. Coscienza di quest'altra realtà, che è ancora la nostra realtà. Quindi quando Dio capisce, io e il Padre siamo uno, perché dice, è la vita che è in me e io prendo coscienza e quindi partecipo dell'avventura della vita, ma è ciò che rende nobile e grande l'uomo, che non è né una marionetta che fa soffrire l'altro meno, ma è ciò che la pericolosa che alimenta l'avventura della vita, del cosmo e della realtà. Queste sono alcune di quello che avrebbe detto lui, poi naturalmente trasmesso in modo molto semplice. Per esempio, un altro, sempre, una volta eravamo in Sangha, diciamo una settimana che ho parte di un Sangha, ma questa volta di aiutare in Sangha, te l'ho detto. E però era un Sangha un po' particolare, perché era un progetto di sette religioni, rappresentanti di religioni, poi tutti rappresentanti, proprio testimoni delle loro religioni. E un giorno, perché ognuno di loro doveva dire quello che sentiva, perché lui era musulmano, oppure era, buddista o induista, eccetera. E quindi ognuno esprimeva il meglio della propria religione, ma il meglio non dogmaticamente, teologicamente, ma quello che per cui si sentiva in quel modo. E naturalmente erano cose bellissime. Alla fine uno dice, ma io divento musulmano, oppure ovvio, la parte l'ebraismo è splendido, l'induismo, ci innamoravamo ogni giorno della volta. Ogni settimana, era due settimane all'anno, eccetera, quindi tornare 3 anni. E una volta c'era prima l'ebreo e poi era un rabbino e poi c'era un musulmano che parlava del Corano, dove non si capisce io, Dio, noi. E uno diceva, ma scusami, ma adesso come lo interpreti? Uffa, perché fate distinzioni, siamo noi, io, eccetera. E il rabbino, ma che bello, ma allora è come Elohim, è in tutto, e si abbracciano, ma noi siamo veramente fratelli. Allora io lì, cristiana, la mia immagine da, scusate, ma io come cristiana, tutt'altro, i cristiani sono eretici,
ma sono eretici, ma perché? Quello che hai detto tu. Perché la loro, la religione, sia ebraica che musulmana, è monopolista. Pani ha sempre detto, il cristianesimo, e tanti hanno guardato un po' male, non è monoteismo, è trinità. Ma trinità è nella trinità perché c'è questo movimento di cui io faccio parte e che lascia che si formi in me, è la mia trinità. E quindi c'è dentro di me il padre, e io lo riconosco essendo figlio, e mi unisco poi in questa, in questo, questa pericolese che dà armonia e quindi mi sento felice. Ho parlato così, come è venuto. Grazie. Poi l'anno prossimo, ascoltando da questa porzione umana che è femminile, testimonianze maturate in questa porzione umana che è femminile, penso che avremo senz'altro una, forse le stesse cose, ma può darsi che siano un po' più calde ancora, no? Quindi attendiamo questo. Nuova occasione. Io penso di mandare a tutti il modulo anche per iscriversi, però se qualcuno già ora volesse dire a Giovanna io proprio desidero esserci, lascio pure il suo nome e così è anche diritto del riferimento. Adesso c'è abbiamo preparato del riso freddo, quindi non si raffredda, va benissimo, no? Però il freddo metterà in movimento un calore interno, no? E poi anche per il cibo lascia un piccolo pezzo, quello che ringraziamo, penso che ci sia per tutti, quindi poi si può prendere un piatto, si può andare a mangiare, entrare,